Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere con tanti ospiti sulla radio di quartiere, estesa a tutto il mondo. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in diretta su Radio Cigliano, giovedì 15 marzo 2018 e siamo insieme di nuovo, siamo collegati e perché no, linkati nella solita trasmissione del giovedì che si chiama Dopo cena con, la trasmissione nella quale io mi riposo un pochino perché ci sono gli ospiti. Ne ho due magici questa sera a Radio Cigliano, strepitosi. Alessio Puccio, Letizia Ciampa! Buonasera, buonasera a tutti. Come buonasera, state? Tutto buonasera. Bene? Alla grande, alla grande. Ale, mi fai una cortesia? Mi dai il mio paddino? Perché altrimenti siamo nella merda qua. Non riesco a capitanare la trasmissione. Come state? Tutto bene? Bene, bene, bene. Bene. Siamo contenti, sì. Evviva. Allora, piccolo cappello, il solito piccolo cappello introduttivo che faccio per essere super social insieme a noi e per ricordarvi quali sono i compiti della ascoltatore di Radio Cigliano, se ve va ovviamente, perché non vogliamo obbligare nessuno. Condividete sulla vostra pagina Facebook questo video, mi raccomando, è l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità, attraverso la condivisione. Se vi piace, spread the voice e noi saremo insieme a voi a lungo, perché ci andrà bello, diventerà bello e sarà sempre più bello essere insieme e fare radio insieme. 328-79-48-796 è il WhatsApp per essere super social con noi, per fare una marea di cose. Intanto memorizzatelo sul vostro telefonino e su WhatsApp vi apparirà Radio Cigliano. A quel punto potete mandarci un controselfie. Che cos'è un controselfie? Una vostra foto. Che cosa state facendo in questo momento? Che cosa vi state dileggiando? State cenando? State sul divano? Siete fuori? In macchina? Da qualche parte? Ci state ascoltando magari dall'app della radio? Oppure ci state guardando via Facebook? Mandateci una vostra foto perché ci piace guardarvi in faccia. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi. Inoltre, tra un po' ci sarà il contest. Letizia e Alessio mi hanno portato una clip da un loro doppiaggio che loro leggeranno con fare neutro e voi dovrete indovinare da che doppiaggio è tratto. Chi vincerà avrà in omaggio non un viaggio alle Maldive, perché non ce lo possiamo permettere, ma una bella foto per uno, di Alessio e di Letizia, firmata e autografata col vostro nome. Quindi se la volete avere, mi raccomando, restate con noi e mettetevi WhatsApp sul vostro cellulare. A un certo punto faremo il questionario di Proust, abbiamo tante cose da fare, tante cose di cui parlare, ma abbiamo soprattutto loro. Ragazzi, finalmente! Eccoci. Oh, questa è una serata fichissima. Noi ci eravamo già un po' chiacchierati quella volta a Finale Ligure. Sì, vabbè, ciao a Savona, al premio sì, Voci nell'Ombra. Sì, no? Ci siamo un po' intravisti, sì, e ti avevo detto, quando vieni in radio? E tu mi hai detto, dai, facciamolo. Allora loro ho detto, vabbè, unendo un po' l'utile al dilettevole, ho detto, facciamo una bella serata. Voi insieme qualche cosa avete fatto nella vostra carriera? Sì, diciamo che ci frequentiamo da un po' di anni ormai. Da un po' diciamo. Di anni. Eravamo adolescenti. È vero. Eravamo bambini. Si è cominciato a lavorare, avete cominciato a lavorare come tanti di noi, insomma, veramente, che si andava a scuola e ancora... Beh, sì. Si andava a scuola. Proprio oggi stavo a Via Margutta, pensa, e con la mente sono andato indietro nel tempo, ho detto, io mi ricordo qua, ti ricordi la fontanella? Come no, quei pesci rossi. Qua tiravamo i sassi, eravamo io, Letizia, Simone, eravamo tutti quanti, bei ricordi. È bello, vero? Perché è nostalgico però, stasera. Sì, un po' nostalgico, da quando sono diventato papà, diciamo che... Perché fa diventare papà, mica una cazzata, sì, è una bella cosa, una bella responsabilità, insomma. E allora, siete super social con noi, siete una marea, guardate quanti siete. Io devo ringraziare Marco, Carl che ci sta scrivendo e guardando da Filadelfia, ciao Carl. Wow. C'è wow. Anche Sasha, Antonio, Franca, Riccardo, Paolo, Carlo, stasera la nevicata non mi ha fermato e riesco a seguirvi dal mio solito hotspot. Diciamolo, devo anche abbassare un po' questa telecamera perché è un po' altina. Ecco qua, meglio così. Allora, Carlo lavora a Limone Piemonte, in un posto dove c'è una piazza con l'hotspot che può agganciarsi. Fichissimo. Con il computer. Lui, con un freddo e una nevicata incombente, si mette in macchina nel parcheggio. Grande. Tutto il tempo della trasmissione col computer sulle gambe. Mamma e mia. Ci segue. Quindi, grande Carlo, veramente eroe di Radio Cigliano, grandissimo eroe. Ma c'è anche Giovanni, c'è Leila, Marianna, l'inverno sta arrivando. Ciao, non vedo
vedo nulla e non sente nulla, dice Maria, prova a riavviare la pagina e vediamo, speriamo che succeda qualche cosa di buono. Alessandro dice sera a tutti, Mattia buonasera a tutti. Questo è Dracarys. Dracarys, dice Gabriele. Questo è il trono di spade. Dovremmo aspettare poi l'ultima stagione nel 2019. Ah sì, sì. È finito per ora, adesso stiamo fermi. Sì, siamo fermi, è un problema perché anch'io da fan sto lì che attendo con ansia queste nuove puntate e dobbiamo aspettare purtroppo il 2019. Non c'è inganno. Non c'è spoiler, non c'è niente che tenga. Poi non possiamo più spoilerare, noi siamo... No, noi ormai dobbiamo ci ammazzano, ci fanno causa immediatamente, cioè, vabbè, ma che abbiamo fatto di male? Niente, ci fanno causa, quindi non lo possiamo dire. Grande, dice Michele, Alessio Puccio, Harry Potter e Letizia, due grandissimi attori doppiatori, grazie Miki. Gabriele, se si mette a elencare tutti i nomi della madre dei draghi stiamo qui fino al lunedì. Sì, no, a parte che non me li ricordo, li dovrei leggere perché sono una marea, veramente. Sono veramente tanti. Sì, saranno una decina. Ma buonasera da Tommaso, da Federico, da Alessandro, da Gabriele. Alessio, come molti anche me, la tua voce fa pensare istantaneamente a Harry Potter. Oggi dobbiamo stare attenti con gli Alessio perché ci impicceremo un po'. Harry Potter, però tra i tuoi piaggi, quelli che ho apprezzato particolarmente sono Tajiru Akashi in Digimon Fusion Battle, Aim, credo, in Wolf Children, Aim e Yuki, Bambini Lupo, e più recentemente quello di Shiniki Izumi in Kiseju, L'ospite indesiderato. Difficilissimi da dire, fra l'altro, meno male che... Ma l'ultimo lo ricordo, Kiseju, perché l'ho fatto... Recentemente. Sì, l'altro anno, era. Ragazzi, subito, perché ci sono tante persone sono appassionate di anime. Voi sì, come tantissime. Siete messi con gli anime? Cioè, che media è per voi? Una bella l'anima mia interiore. Bella anima, ce l'abbiamo, loro soprattutto. Aura. Ma, oltre a farli, che di solito tutti quanti, beh, è giusto, bel bucio de culo, diciamolo, non è indifferente, ma oltre a farli, come siete messi proprio concettualmente con gli anime? È un media che vi interessa, che vi intriga, che avete seguito, che seguite? No, diciamo, almeno io quelli che ho fatto li ho fatti più che altro quando ero un po' piccolina, mi ricordano ogni tanto, insomma, qualche fan mi dice, ah, tu hai fatto Inuyasha. Inuyasha, ah, vero? Sì, Beh, quando eravamo piccoli noi mi ricordo Ranma, ovviamente, guardavo. Sì, che guardavo. Massimiliano Alto e Monica Ward all'inizio. Io guardavo pure sì. Sanpei, cioè, quindi, beh, sì, sì, però sono altri tempi, diciamo che adesso... È stata plagiata da Oreste Baldini, allora. esatto, grande. Quindi, insomma, vi piaceva? Era un media che avete seguito all'epoca? Sì. Concettualmente sì, diciamo non lo trovate ostico, diciamo... Da fare, dici? No, da vedere proprio, da vedere. No, sono fighi. Molti hanno pure, no, delle una psicologia, insomma, abbastanza complessa. Ci sono vari, non so, tutti solo lotta, pugni, eccetera. Spara, ti ammazzati, eccetera, eccetera. No, sì. Molti invece sono proprio ultimamente impegnati. Soprattutto, vero? Sì, ultimamente sì, soprattutto. Come no? È pure bello farli quindi, questi qua così. Infatti, no? Tra l'altro, bella soddisfazione, soprattutto se poi ti appassioni al... Perché poi noi li vediamo in anteprima, quando arriva e comincia la serie, non sai mai che cosa succede, no? Ma anche poi, gli stessi avanti, film, poi, più che la serie, no? Queste canzoni fantastiche, insomma, sono... questi. Insomma, di adesso sono fatti molto molto bene, è vero, è vero. Allora, ci sono, devo dire una cosa, Voci FM, siamo in diretta anche sul portale www.voci.fm. andate, ci sta sempre uno speaker a disposizione, se volete, avete bisogno di un jingle, gli mandate la richiesta e loro mandano subito. Pensa che figata, c'è uno speaker sempre in postazione. Siamo anche sul i cartomatti oggi, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook dei cartomatti, ci teneva molto che dicessi questa cosa. Allora, sto guardando su Netflix la serie anime Children of the Whales, in cui Alessio doppia il protagonista. Complimenti, un gran doppiaggio per una bella serie. Questa te la ricordi? Bella, sì, adesso l'ho fatta finita di fare a gennaio. Quella è una serie. Ecco perché te la ricordi. La serie però dove non urlano. Che è una figata. Parlano solo così. Bellissimo. Tutto il tempo così. Bellissimo. Bella serie, molto. Sì. T'ha preso. Children of the West. T'ha preso. T'ha preso. Ma poi poche puntate, sono tipo 6 puntate, 7 puntate. No, no. Allora, Cisco, il mio personaggio di Arrow, dell'Arrowverse preferito del mondo di Arrow. Arrow grande Flash, pure Arrow. Cioè. Volevo ringraziarvi per aver reso i film di Harry Potter ancora più speciali. Grazie davvero, Letizia, tu hai doppiato.
Daenerys. Grazie, perché qua lo sai meglio di me. Nel Trono di Spade, il mio personaggio femminile preferito della serie. Mi chiedevo se potessi mandarmi un saluto come Daenerys Targaryen. Come? Daenerys Targaryen. Nata dalla tempesta, ne sarei felicissimo, ma solo se ti va, chiede Ignazio. Glielo vuoi mandare? Glielo faccio. Se mi va, ti faccio anche il bianco, guarda, te lo mando su, avvicinati che te lo faccio sul bianco. Allora, aspetta. Vabbè. 1, 2, 3, vai. Ignazio, sono... Vedi, poi scivolo, non ce la faccio. Cioè, abbiamo bisogno del copione, noi, porca miseria. Cioè, sì, guardo numeri qua. Non c'è niente, c'è scritto niente. È troppo qualcosa che c'è scritto qua. Vabbè, Ignazio, sono Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta. Un grande bacio e ti abbraccio. Evviva! Grande Ignazio! Chiedetevi sarà dato con moderazione, con però moderazione. Senza esagerare. Vi capite mai che magari su Facebook da qualche parte vi dicono: ciao, hai fatto questa cosa? Senti, mi mandi un saluto con la voce di Harry Potter piuttosto che di Hermione, piuttosto che di Pinco Panco, eccetera. Instagram, Facebook, come no? Succede. A volte sì, succede. Riesce a farlo, poi ogni tanto c'è qualcuno che è un po' invadente, purtroppo, e chi ti dice no, dammi il tuo numero, poi lo cancello, ti ricarico la Poste Pay. Guarda, mi è successo proprio l'altro ieri, bello, hai fatto questo, poi ovviamente che è il guerriero, perché figura del cavallone di battaglia, senti, mi potresti dare il tuo numero WhatsApp, che così chiacchieriamo meglio? Ho detto guarda, io il mio numero WhatsApp non lo do. Ah, ma che credi, sono una persona per bene. Ho detto ma noi non metto in dubbio che stai per bene, però in WhatsApp non te lo posso dare, cioè chiacchieriamo qui sul Messenger e non ci sono problemi, quindi non esageriamo sempre. Allora Giuseppe, ciao Letizia, mi sei molto simpatica, però l'unico vero Santilli di notte prima degli esami è quello del film, che è anche amico mio. Scusa, dovevo dirlo. Di che parla? Ah, ok. No, perché ho recitato in Notte prima degli esami 82, che era una miniserie in realtà di 2 puntate con la regia di Elisabetta Marchetti qualche anno fa, e feci questo personaggio che si chiamava Santilli. E da quello che ho capito l'hanno fatta diventare donna, quindi facendola fare a me, ma prima era maschio, un ragazzo, era credo che sia così. Ho capito, sono cose che succedono. Degli sceneggiatori noi non abbiamo nessuna. Allora, ciao anche da Lorenzo, Emanuela, Saso, ciao Saso, duo fantastico. Ma ce l'ha Donati. C'è anche la Donata. Ciao Gemma, dove stai? Gemma, sei tornata? Perché oggi è giovedì, perché sennò guarda chi l'ha visto, quello però è mercoledì. Quello è mercoledì. Stasera sta proprio a casa. Ma è tornata? Tornata da dove? È tornata. Sì, ha fatto un viaggetto dei suoi. Ha fatto bene. Letizia, ci sta davvero a pennello su Anna Popplewell. Sì, oddio. Narnia, sì. E nella serie Rain... Sì, dove fa Lady Lola, Lola, che è sempre lei. Sì, grazie. Allora, oggi ho visto un'intervista di Letizia, dice Giuseppe. Perché ride però? Che ne so, che hai fatto in questa intervista? che hai creato? Non si sa. Allora, ciao, buonasera a tutti, ciao a tutti, tanti ci salutano, c'è anche Omar, ciao Omar, come stai? Ciao! Allora, Federico, Monica, Letizia, bellissimo sorriso, dice grazie. Monica, vogliamo un dialogo Hermione Harry, ma insomma, vattela a ricordare, no? Lo ricordate? Quello là. Io ti posso dire il mio classicone. Wingardium Leviosa. Ma quello è mio. No, e poi non è così. È Leviosa e non Leviosa. Vedi, ecco, vabbè, l'avevo chiesto così. No, io ti posso fare quello del primo film. Per tutte le cavallette, ma tu sei Harry Potter. E lui non risponde, quindi quindi è perfetto, è andata benissimo, è esattamente come è andata nel film. I dialoghi, io formule magiche, sì, vai. No, vabbè, ci stanno. Quante formule magiche avete detto in Harry Potter? 50.000? Alcune poi risentendole, cazzo, questa è fighissima, tipo Lumos. Ah, Lumos, sì, pure Alomora è bella. Alomora, quella che apre la porta, cosa. Tante, risentendole. Veramente tante. Sì. Bella saga quella. Bella saga. Proprio bella. Diciamo, insomma. Senti un po', io volevo tenermela un po' per dopo, perché altrimenti teniamola per dopo. Però dai. No, una sola cosa vi voglio chiedere. E quando avete fatto il provino, ovviamente, ci sono stati dei provini sulla parte. Sì, e sì. Quando è arrivata la notizia che avevate vinto il provino, la vostra sensazione? Eravate piccoli, ovviamente, parlando di tanti anni fa. Che era il 2000? 2001, credo. Credo 2001, sì. Però, com'è andata? Che emozione avete avuto? Cominci tu. Comincio io, ma io in realtà adesso insomma si può dire tutto. No,
Beh, sai, emozioni fino a una certa, nel senso che io devo, ecco, adesso mi odieranno, però Harry Potter non lo conoscevo, insomma, avevo 14 anni, avevo altri pensieri, e quindi quando feci questo provino, insomma, era un provino come un altro, no? Penso sì, pure per te, nel senso, sì, si fanno, sì, i provini. Non si sapeva ancora che cosa sarebbe diventato, no, non era possibile. Assolutamente, però mi ricordo, mi chiamò mia madre, perché i turni penso mi riprende ancora mia madre, sì, vabbè, se ero incosciente, e mi disse: hai vinto il provino, Ale. Era più contenta lei di quanto poi in realtà lo fossi io, nel senso di: mamma, sono contento, bene, farò sto film, insomma, finire là. Poi però è montato. E invece poi, insomma, anno dopo anno si è creata una vera e propria magia tra me, Letizia, Giulio, tra... Ma all'epoca lo facevate ancora insieme? Eravate ancora, sì, insieme al Leggio? Abbiamo fatto i primi due, poi facciamo talmente impazzire, soprattutto io e Giulio, Francesco, che decisero con... c'era già Anna Laura, vero? Nei primi Franca, c'era Franca Sbraga, e poi allora decisero di separarvi, sì, di lasciarvi, sì, da parte. Sì, ma facciamo, sparivamo. Tra l'altro, dalla io sala. Voglio salutare Giulio Renzi Ricci, che sì, abbiamo lisciato, ciao, di Giulio, fare il trio, abbiamo oggi. Lisciato. È qua. Se lo volete salutare, ciao, sta qui. Ciao, se ci sta guardando, abbiamo lisciato. Giulio si è trasferito, sta a Londra. Da quello che sappiamo, sì, sì, insomma, credo che lavori là. Sì, fa tutta un'altra cosa. Fa tutto altro. Senti un po', Letizia, e tu quando hai vinto il provino? Io, no, allora per me era, credo forse la seconda volta che lavoravo con Francesco Vairano. Avevo fatto Il Sesto Senso, mi sembra, come primo film con lui, e quindi ero comunque emozionata perché sapevo che Francesco era un grande direttore, insomma, e ci tenevo a lavorare con lui, quindi ho fatto questo provino un po' così, cioè, ho detto, vabbè, vediamo come va. Niente, quel giorno mi ricordo che c'era anche Giulio, fra l'altro, e tra noi, infatti, Giulio era quello che sapeva di più, perché aveva letto già dei libri in inglese, già sapeva, e noi capito, però Giulio è più piccolo di noi, c'aveva tipo, sì, due anni di meno, sì, e noi, come al solito, caciottari, lì, ma che è Harry Potter, il maghetto, ma che stiamo a fare, cioè, così. E invece poi, vabbè, abbiamo vinto il provino, eccetera eccetera, e all'inizio, sai, comunque stavamo all'International Recording nella sala giù, dall'altra sopra parte. Il provino l'abbiamo fatto, primo sopra, l'abbiamo però, fatto di là. Oddio, vabbè, comunque, guarda, insomma, anche quello posto magico per noi, sì. E quindi niente, abbiamo cominciato questo film, poi è andata. Più che altro ci ha portato un sacco di cose nuove, cose carine. Siamo andati in giro. Abbiamo un girato po' l'Italia, per diciamo, l'Italia, continuiamo a girare, sì, l'Italia tuttora. Perché vi hanno cercati anche, sì. Ci hanno cercato, sì, per le prime convention, sai, adesso comunque tuttora, sono molto, insomma, no? Cioè, col Trono di Spade. Meno, sì. Però, insomma, cose fantasy, tutto quella. Sì, sì. E si è chiato proprio un legame, universo, sì, sconosciuto forse all'epoca, non lo conoscevate, sì, nemmeno. Sì. No, prima facevano la gara dei sosia, capito? Erano proprio le prime cose. Noi stavamo lì magari a fare un po' i giudici, interviste, ma, sì, interviste. Diciamo che era poi è cresciuto, no, negli anni questo movimento, sì, questi, sì, questi eventi. Però noi all'inizio anni, appunto, ci spostavamo tutti insieme, quindi era figo, chiamavano noi, andavamo Calabria, noi tre Toscana, con Giulio, ricordo, e in giro per l'Italia. Veniva Francesco, quindi ci siamo ammazzati dalle risate, perché ovviamente bello. Beh, sì, catapultati un mondo che è strano, però è reale, è sì, veramente cosa, comunque, tanta gente che ci crede, tanta gente, sì, che ha voglia di divertirsi, sì, in questa, sì, maniera, che a me sempre mi piace, è una figata. Io ogni tanto vado al Romix qui a Roma, sì, anche dove c'è il fantasy, c'è parte, tutto un mondo a parte, sì, che, sì, però è bellissimo, colorato, fighissimo, certo, e c'è tanto entusiasmo, secondo quello me, sì, ma guarda, sì, ma poi la maniera questa giusta cosa, di, no, di, sì, vabbè, Harry Potter secondo me è proprio un universo, uscire dagli schemi, parallelo, sì, credo, no? Però questo ci ha portato a livello proprio professionalmente parlando, diciamo, al di là proprio della professione, voglio dire, anche tra di noi, ad avere un rapporto di amicizia proprio diverso, che va, certo, al di là, perché siamo cresciuti insieme con una saga che per quasi dieci anni ci ha messi insieme, quindi insomma è stato un team fantastico, una che squadra. Poi che bei ricordi, no? Comunque abbiamo dei ricordi, avevamo dai 15 a 14, ah, sì, ai 25, sì, quindi ovviamente tutta l'adolescenza e tutta, sì, l'adolescenza, maturità, insomma, è tutto un percorso, sì, sì. Sentito, poi è stato bello vedere crescere anche loro, oltre a crescerci insieme, cioè vedere loro che poi magari saltavano due anni e li trovavate più grandi, ah, sì, perché erano cresciuti, sì, sì, ovviamente. Sì, beh, no? Certo, vedevamo, insomma, al momento dello sviluppo.
crescere anche, anche artisticamente, artisticamente. Sì, anche artisticamente, sì. Bella e prova. Crescevano i personaggi perché certo. cambiavano, per esempio Hermione all'inizio era molto maestrina, poi piano piano si è lasciata andare, insomma è diventata un po' più umana. Era difficile pure quello, nel senso che comunque ogni anno e mezzo che andavi a fare il film arrivavi e dicevi vabbè dai ormai è mio il personaggio e invece niente, ricominciavi sempre da capo. Bello, perché questo è era bello, tosta, questa è una cosa figa del nostro lavoro, no? Sì. Che ogni volta ti sembra di dire vabbè che l'ho già fatto, dai, che vuoi che sia, e invece no, perché ogni volta è una prova diversa. Sputi il sangue sempre. Vero, sputi il sangue sempre, una figata. 21 e 24 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Alessio Puccio e Letizia Ciampa. Io voglio far vedere adesso, perché c'è sempre il WhatsApp, 328 79 48 796, è il WhatsApp per essere super social con noi. E iniziamo a far vedere qualche WhatsApp, perché è anche giusto. C'è Massimiliano che è stato il primo a mandarci il WhatsApp. Tutto ok, come dice, tutto ok, grande Massimiliano. Lui ma c'è anche Marianna che ci non manda un selfie suo, ma ci fa vedere oggi in Sicilia, guardate che meraviglia, bellissimo, veramente. Ci piace anche questo, ci piace anche che ci sia proprio grazie. Quello che vedete dalla vostra finestra o da vicino casa, guardate che meraviglia, voglia di mare saltaci addosso con sto tempo ballerino, veramente. 328 sempre 79 48 796. Vediamo qualche altro WhatsApp, c'è Sasha dalla Svizzera che ci scrive e che prepara come sempre un video, una fotografia video per i nostri amici che sono qui a Dopo Cena Con. Allora qui c'è Steven McQueen e Theodore per Alessio e poi c'è Lucy Hale e Emma Watson per Letizia. Guardate che figata, grande grazie. Sasha che ci segue da Zurigo, se non mi ricordo male. Da Zurigo. Bellissima grazie, città. Grazie di essere con noi, mandateci i vostri controselfie perché ci piace guardarvi in faccia e ci piace essere social con noi. Anche Ricky che ci manda sempre, forse lo rimpicciolisco un po', altrimenti è tutto Micio, è che è Micio Micio il gattone col suo gattone, che non mi ricordo mai come si chiama, Lumière se non mi ricordo male. Grande Ricky, continuate a seguirci e condividete sulla vostra pagina Facebook questo video se volete, perché in questa maniera aumentiamo spread the voice. Io direi che abbiamo rotto il ghiaccio un pochino, abbiamo iniziato a chiacchierare, ma io vi voglio conoscere anche musicalmente, perché come dico sempre, la musica è l'anima, è un po' una parte dell'anima. Beh, no? Sì, assolutamente. Voi come siete messi con la musica? È una parte della giornata? È un corollario? È una cosa che se c'è o non c'è non importa? Come siete messi? Ma per me dipende un po' dal periodo in realtà, ma penso per tutti questo. Non lo so, boh. Beh, io personalmente vivo tutta la mia giornata e con una colonna sonora sotto sempre. Che cioè, bello. Per me è, la musica è sempre presente e deve essere sempre presente, da sempre. Quindi sono legato molto, soprattutto ai pezzi che mettiamo, insomma ho scelto dei pezzi significativi. 5, sì, diciamo, insomma, ce ne sono tantissimi, però io ogni canzone che sento, qualche momento della mia vita c'è sempre. Io ho allungato un po' l'occhio sulla tua scaletta perché Alessio, che è un metodico e preciso, ha già numerato tutti quanti i brani. Beh, perché hanno anche un ordine preciso. Esatto. Sì, hanno un ordine preciso. Beh, se li decidi al volo, li puoi decidere al volo, vai tranquilla. Io ho visto che la tua canzone numero 1 è quella che è marcata col numero 5 sulla scaletta, vero? Esattamente. Ho avuto l'occhio lungo giusto. Allora, questo è un brano di grande levatura, secondo me. Perché l'hai portato oggi? Cos'è? Allora, per me e loro sono tutto. Nel senso, cioè, io sono cresciuto quando eravamo piccolini, sono legato molto a loro, ma insomma a tanti altri dell'epoca. Quando eravamo piccolini, ho questo ricordo bellissimo: il sabato e la domenica ci alzavamo con la musica a palla in salone. Che figata! Che mettevano i nostri genitori. E questa faceva e parte. E loro, sì, loro, no, proprio loro, insomma, facevano parte, ecco, di questo. E questa canzone, sì, sono legato a questa canzone perché mi ricorda appunto la mia, il mio essere spensierato, il mio essere bambino. E quindi l'ho voluta mettere per ricordare un po' i
tempi, no, i tempi migliori, insomma, però la spensieratezza andati. Totale. Ecco. Ho detto che è nostalgico. È un po' nostalgico, è vero. Però questa è una canzone di quelle che secondo me in tasca te la devi portare sempre. Non la puoi mettere da parte e così dimenticarla. Primo pezzo portato da Alessio Puccio in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena con Stasera. Sono grandi, sono infiniti e lui ci manca tantissimo. Queen e questa in diretta solo per voi è Let Me Live. Vabbè, gran pezzo. Signore e signori, in questo momento siamo solo per voi di Facebook, perché sulla radio sta andando il pezzo pulito. Se volete ascoltare la musica, potete scaricare l'app Radio Cigliano dal vostro gestore di app preferito. Andate là, scrivete Radio Cigliano, è assolutamente gratuita e sentite le canzoni pulite. Mentre qua su Facebook noi continuiamo a chiacchierare con tutti i nostri amici. James dice: siete due miti viventi e c'ha ragione. Anzi, tre, non me levo, io sono un anfitrione stasera. Allora, Alessio, mi puoi salutare con la... Qual è la tua citazione preferita di Harry Potter? Te ne ricordi una? Così tante, impossibile forse. Sì, il classico Expecto Patronum. L'Expecto Patronum. Sì, oppure allora... di solito dico quella là che, del finale, no? Che lui dice a Voldemort: avanti Tom, finiamola come abbiamo cominciato, insieme. Grande, grandissimo. Quanta, veramente quanta... Quanta roba sul fuoco, porca miseria ragazzi, veramente tanta. Ciao anche, ciao anche a Anna Rita Pasanisi che ci sta seguendo e a Franca da Torino. Sbaglio, hai doppiato Forrest Gump da giovane. È stato il mio primo film. La prima cosa che hai fatto? La prima cosa che ho fatto con Maglio. Che figata. Era Mini. Ero sì, il primo film. È il figlio suo da piccolo. Il figlio suo da piccolo, sì. Avevo sei anni, sì, ero piccolo. Senti un po', fa strano risentirsi su questi ruoli quando sono passati tanti anni. Fa tenerezza perché sento quella vocina piccola e adesso la associo a mio figlio che ha questa vocina. Certo. È una cosa stranissima. Però mi si stringe il cuore, ormai sono nostalgico, l'ho detto, quindi... Vabbè, lo puoi fare. Si stringe, proprio quando mi sento da piccolino faccio... E poi, scusa, qua dobbiamo essere noi, dobbiamo essere come ci piace essere, direttamente. Vabbè. Buona serata a tutti, baci baci da Federica, e anche ci saluta... come mai avete fatto pochi anime, dice Giuseppe. E chi lo sa, mica è colpa nostra, cioè. No, noi... non lo so perché... Può essere, sono cose che succedono. Succede, insomma, il lavoro non ce lo scegliamo noi, ricordatevelo, noi siamo su chiamata, quindi esatto. Come l'idraulico, no? Letizia, hai fatto anche Sailor Moon, se per questo. Sì. Recentemente, credo, Sailor Moon no. Il reboot non l'hai fatto tu? No, non forse c'eri. Vecchi. Forse parliamo di forse qualche anno fa, ma Letizia è una Winx. Io sono una Winx. Tu sei una Winx. Io sono Bloom. Bloom, cavolo. Lei è una Winx. L'ho fatta rossa apposta. Infatti, è una figata. Quanto t'ho sentita, veramente. Lì come facevate? Li doppiavate allora, aspetta, ti spiego, perché muto. Essendo un prodotto italiano, mettiti un po' più vicina che c'è la musica un po' alta. Essendo un prodotto italiano, noi all'inizio con tutte le altre Winx facevamo dei disegni anche sullo storyboard praticamente. E andavamo così, ce le mettevamo noi le voci sì. E poi dopo credo la seconda stagione c'è arrivata con una linea guida sotto sì. Che devo dire era difficile da seguire, doppiare Bloom su una voce da uomo, mamma devo dire, mia. Sì, un po' l'assistente alla regia che lo faceva. Alcuni pezzi erano pure in inglese, perché pure io ho fatto l'ultima stagione e ho fatta pure io. Alcuni pezzi ci arrivavano in inglese, quindi col doppiaggio inglese. Col doppiaggio inglese, quindi dopo siamo riusciti a. Però all'inizio è stato un delirio. Che la croce, Madonna, veramente. Non sapevamo dove mettere battute, perché cioè, andavamo alla cieca. Per noi comunque era la prima volta, insomma, noi in genere doppiamo sull'originale che è tedesco, inglese, francese. Aspetta insomma. Un secondo che rientro sulla radio. E questi sono i Queen, Let Me Live, primo pezzo portato da Alessio Pucci in diretta a Dopo Cena con di oggi, 15 marzo 2018, state ascoltandoci sulla radio, avete ascoltato il pezzo pulito, ci potete guardare in faccia se siete in ascolto sulla radio su Facebook, switchando semplicemente sulla pagina Facebook di Radio Cigliano e ci siamo noi in video. E se volete essere anche voi in video con noi, 32879 48796 per far vedere la vostra faccia con il vostro contro selfie. Stavamo parlando delle difficoltà.
difficoltà nei fuori onda a volte dei lavori italiani, soprattutto dei lavori animati, sì, quando sì, ti arriva lo storyboard e tu devi e immaginare che cosa succederà. Esatto. Un po' più radio forse che doppiaggio diventa. Ma in quel caso secondo me è proprio una cosa a parte, perché non essendo proprio forse abituati è pure più difficile, no? Ma è difficile, comunque nel senso, sì, perché c'hai pochi te, punti di riferimento. Da una parte è pure figo, da una parte è figo perché comunque sei tu che dai l'intonazione, non c'hai una persona sotto, una che guida, te, una guida appunto che fatta bene che ti indirizza e ti fa capire che tipo di intonazione fare. È lì dai te stesso, capito? È vero, ci sei un po' più di te. Com'è stato recitare, chiede Paolo, Letizia e Alessio a tutte e due in Provaci ancora prof? Ok, io ho fatto le prime due stagioni, mi sembra, con regia di Rossella Izzo. E, sì, tu dopo, sì. E, niente, no, è stato divertentissimo. Metterci la faccia, veramente. Sì, è stato divertentissimo. Tra l'altro, nella mia classe c'era Lorenzo De Angelis, e c'era Luigi Morville, c'era Angelo Evangelista, insomma un po' di noi, sì, c'era Joy, sì, insomma ci siamo divertiti. Bello, divertente, com'è uscire un po' da quello che facciamo tutti i giorni, il doppiaggio, e andare con la faccia, anni, la memoria, com'era? Il... È tosto, diverso. Poi sai, comunque Rossella... Non è una che la fa correre. No, però vabbè. Ti metteva a tuo agio assolutamente, poi noi venendo dal doppiaggio già la conoscevamo, però certo, comunque era tosta. Vabbè, ma lei è tosta. È tosta, cioè, sempre, è, sì, è una donna power, è una donna forte, una donna forte, sì. Non è che ti dice vabbè, lasciamo correre. No, che... vai, la rifai, adesso la rifai giustamente. Giustamente, cioè, come è giusto che sia. Però insomma, andare lì e recitare col corpo e con la faccia rispetto al doppiaggio, come l'avete trovato? Ma guarda, io la prima stagione non ho fatto, cioè facevo parte della classe, ogni tanto c'avevo qualche battuta, sì, era carino. E invece l'anno dopo c'avevo il personaggio di puntata, e quindi c'avevo una scena con Conticini, mi ricordo. Grande. E anche con Veronica Pivetti. Solo che dovevo parlare tantissimo e sotto passava di tutto, il camion della Mondezza e quello che suonava il clacson, l'abbiamo rifatta non so quante volte e lì stavo per cedere perché mi sentivo in colpa per la cosa che non ti riguardavano, cioè, perché no, voi le facevate bene, ma sì, poi però dico, poracci, questi ancora mi manda a casa perché non mai ricordo, perché fanno rumore. Insomma, ecco, la memoria, perché io sono andato a fare una cosa con Rossella che poi non ho più fatto perché pioveva al cimitero dei Flaminio qua e dovevamo rifare una scena di un funerale, e sono stato, ma chi mi segue lo sa, l'ho detto tante volte, in camerino insieme a Crescentini padre, e lui c'aveva una sleppa di roba lunga così di un prete, ha fatto ta 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 ta, ok, la so, io ho detto vabbè, no dai, cazzate, non te lo dimostro, tutta a memoria perfetta. Io dovevo dire una riga e mezza con due nomi che non erano Swarovski e Sprechkowski, erano rossi e bianchi, capito? No, due così. Benissimo. E non mi entrava in testa. Dopo 5 ore Crescentini mi ha detto: Ale, mi stai a prendere per culo. Perché come è andata a voi con la memoria invece? Ma io ho avuto sempre enormi... No, vabbè, sempre scarsa concentrazione, scarsa concentrazione. Però insomma lo fai. Il fatto magari di stare sul set, che c'hai più distrazioni, e quindi la concentrazione è tosta, insomma. E, vabbè, penso siamo che abituati col copione. Col quindi, copione, sì. Forse avendo fatto teatro da piccoli ci avrebbe aiutato. Ci avrebbe aiutato sicuramente, insomma. E, sì, concentrarsi solo su sì, quello, sì, perché obiettivo. Poi non è soltanto una battuta, io c'avevo una veramente era una pipa, però è tutta c'avevo la scena, no? C'è tutta la scena, poi ci sono il gli movimento, altri che infatti il movimento, gli altri che interagiscono con te, cioè, non è la colonna separata, ricordo del movimento che hai fatto prima, e arriva qua, mi raccomando, il direttore della fotografia, arriva qua, mi raccomando, non ti muovi da qua, c'hai il fiato sul collo di tutta la troupe. Bello, però è una bella, sì, esperienza, è figo, è figo, beh, variare è divertente. Come vi manda un sacco di baci Isabella Pasanisi. Amore. E Leti, me lo fai un regalo, ti chiede Saso, puoi dire per me questa battuta? Qualcuno ha visto un rospo, un ragazzo di nome Neville l'ha perso. Vado? Non so da dove, te lo faccio fare su bianco. Vedi così, che bravo, però lui l'ha scritto, così sì, infatti, posso leggere. È scritta, la sa tutta quanta. Io ti do quella telecamera lì, così sì, no, se ma vuoi. Io leggo da... Tu leggi, vabbè, lo sai da dove, sai da dove parte l'inquadratura, pronta, via. Qualcuno ha visto un rospo? Un ragazzo di nome Neville l'ha perso. Grande Letizia. Questo che cos'è? E questo il primo? È Harry Potter. Il primo. Harry Potter il primo? Il primo. Il Pietro Filosofale. Il primo? Eh sì, perché era sul...
No, zitto Alessio, non di, di cose che poi no, magari sbagli. Vabbè, ma non possiamo ricordarci tutto, ragazzi, anche perché voi l'avete fatti, cioè voi ci avete... Ora, uno poi magari se rivede anche 100 volte, per carità, però ci avete anche una gran confusione in testa perché l'avete fatti tutte e 7. Beh, otto. Sono un po' sbagliati, infatti, perché l'ultimo io era devo doppio. Dire che ecco i primi due l'ho rivisti, però il resto non l'ho mai visto. Sto aspettando che mio figlio l'ho visto un'altra volta. Sto aspettando mio figlio cresca e per rivederli insieme a lui tutti quanti. No, mi piacerebbe rivederli davvero. Ma tanto, in generale, poi ce l'ho, è tutti là. Andate a rivedervi se esce un film al cinema, una serie televisiva, proprio apposta per rivedervi o quello che capita? Come funziona? No, oddio, apposta, cioè deve essere proprio un film che dici vediamo com'è, sì, com'è venuto alla fine, no? Perché tu vedi solo le parti tue. Vabbè, quindi... però giusto pure per, quello pure per migliorarsi nel caso, sì, no? Sì, quello sì, però ecco, andata. Per esempio come sul Trono di Spade, che sono fan anch'io, certo, sto lì con la bava alla bocca, più che altro per dire oddio, ma siccome poi il Trono di Spade la mandano in inglese e poi in italiano, mandano la puntata prima, sì, cioè, in inglese, sì. La quindi notte io in mi inglese. Risento... Sì. Mi risento se ho fatto qualcosa di sbagliato o no, perché sono una bestia con me stessa. Quindi... Siete critici voi con voi stessi? Assolutamente. Cioè, io mi odio. Vi è mai capitato? Oh, dice uno che. Vi è mai capitato di ascoltare una cosa? Ah, questo so io. Eh no, questa forse è questa, cioè di essere critici proprio sulle io battute. Io mi insulto proprio, sono un cane, sì, guarda che cane che sei. Mi odio, infatti cerco di sentirmi il meno possibile, perché proprio ho un odio nei miei confronti. No, anche perché poi, come dico sempre io, se c'è stato un direttore che è andata buona, vuol dire che è buona. Vabbè, certo. Sì, sì, no, quello sì, però che è si cosa, può sempre no, fare una cosa personale, sì, certo. Sì, sì. È bello però questa critica, perché è un po' fa parte del nostro lavoro. Noi facciamo un lavoro che è one shot, cioè la possiamo anche fare 15 volte, ma una volta che è buona... È buona, sì, basta, certo. Non la farai mai più nella vita quella battuta, capito? No, mai. Quella scena è finita. Mentre invece avere questa voglia di migliorare sempre è un po', secondo me, nella natura dell'attore, che anche immaginate l'attore che ne so, che sta sul palco, no? Che la fa e poi il giorno dopo dice, ecco, vedi, mi è venuto in mente che forse posso arricchirla in questa maniera, certo, posso togliere sì. qui, mettere no, lì. Noi no, dobbiamo no. stare sui tempi, quello è. Deve essere, sì. È bello, è bello essere critici, secondo me. 21:40 in diretta su Radio Cigliano. 15 marzo 2018 e se non è il 15 marzo 2018, signore e signori, vuol dire che siete probabilmente su YouTube, dove sta succedendo una cosa particolare della quale voglio mettervi a conoscenza. Questo è il canale YouTube Radio Cigliano, siamo a 998 iscritti, a 1000 iscritti YouTube toglie la limitazione che ha messo il 20 febbraio su tutte le pagine che hanno meno di 1000 iscritti, che dà delle funzionalità in meno. Cioè ci sono due, sì. io mi posso iscrivere perché ce l'hai lì, quindi lo puoi fare. Guardate, gli ultimi due, signore e signori, arriviamo a due con due pezzi da 90 veramente grandi. Aspetta. Ma anche voi, se volete, iscrivetevi alla pagina, al canale, scusatemi, YouTube Radio Cigliano, perché in questa maniera sblocchiamo questa odiosa limitazione di imposta da YouTube. Questa è la pagina Facebook di Radio Cigliano. Probabilmente siete qui se state guardando la trasmissione e se state commentando. Questa? È pagina, il canale proprio. Iscriviti. Ecco, grande, l'ha appena fatto in diretta, sì! L'ho visto. Allora. L'ho fatto. Questa invece è la pagina Facebook, qui trovate tutte le attività della radio, anche se volete iscrivervi. Intanto, come dico io, l'iscrizione è un applauso, cioè è come essere a teatro e fare l'applauso. Se vi piace quello che state guardando, iscrivetevi. Finalmente. Ma insomma, avrete anche tutte le aggiornamenti di Radio Cigliano e tutte quante i video che mettiamo. Pagina web di Radio Cigliano, grande Alessio, www.radio.cigliano.org, qui trovate tutto, andate lì e trovate anche i QR code, questi qua che vedete, questi disegnini strani, per inquadrarli col vostro cellulare e scaricare l'app di Radio Cigliano per ascoltarla dalla radio. Questa è la pagina di professionale, l'official page. Non ho messo il mi piace, sono veramente un cafone. Questa è l'official page di Alessio Puccio, che sta su Facebook, e ovviamente c'è Harry Potter come immagine di copertina. Questa che poi inizialmente non so chi la creò e poi adesso successivamente la gestisce un ragazzo, sì, Davide. Perfetto. Davide Pigliacelli, che sì, come no, è Davide. Anche, insomma, ciao, sì. Davide. Ciao Davide. Ciao Davide, ti salutiamo. E invece questa è la pagina di Letizia, la pagina, questa è la tua pagina personale. Invece no. Tu hai anche un official, vero? Questo è, diciamo, quello. Questo è quello. Questo official? Non è quello personale, sì. Questo è quello official, quindi sì. Qui vi potete iscrivere e trovate il... Se ci riesco, perché riesco a metterlo, non so perché. Non si
si capisce, oggi c'ha Facebook ribelle Letizia, tutti abbiamo condiviso, Letizia c'è riuscita, però ti ho taggata sulla, quindi da qualche parte c'è la condivisione. Iscrivetevi alle nostre pagine, perché in questa maniera restate assolutamente in contatto con noi. Ci sono altri WhatsApp che voglio far vedere. Silvia e Calzetta si stanno guardando mentre ci ascoltano una puntata di Law and Order. Giustamente, c'è anche Calzetta, guardate qua che sta abbioccata sulla mano di Silvia, forse non gliela fa manco partire la puntata. E poi c'è Francesco da Milano. Ciao Francesco, sempre belli i tuoi selfie, continuate a mandare i contro selfie al 328 79 48 796, perché in questa maniera sarete super social con noi. Alessio è secchione, Letizia meno, ho scoperto stasera. In che senso? Perché? Ah, per la musica. Per la musica, perché sono adesso voglio mandare il tuo brano. Quale carico? Che numero carico? Dai, carica il 5. Il 5, partite tutte e due dal numero 5, che sono, questi sono veramente in ordine assolutamente alfabetico. Sì. Perché questo pezzo, Leti? Perché, allora, questo brano è del 2015, quindi di tre anni fa, però io l'ho sentito soltanto 2 anni fa e ho scoperto, insomma, questa nuova band, forse c'è già da 15 anni probabilmente. No, da poco. Dire eresia. No, puoi dire quello che vuoi, giustamente, ma perché no, scusa? Non lo so, insomma, ho passato un momento della mia vita un po' particolare di passaggio e appunto questa canzone parla di un viaggio che fai mentre voli e insomma mi ha fatto riflettere. Rappresenta un po' quel momento particolare della tua vita. Sì, cuffiette, e allora, Villa Panfili, bello, sotto il sole. E ascoltare, e nel frattempo ti libera anche un po' la mente, forse, sì, vero? Te la sì, libera proprio. Sì, sì. E allora liberiamoci la mente tutti insieme. Gran pezzo, secondo me. Questi sono i 21 Pilots, pezzo del 2015, come ha già detto Letizia, ed è Ride, in diretta solo per voi ed esclusivamente per voi, a dopo cena con Alessio Puccio e Letizia Ciampa. I just wanna stay in the sun. Evviva! Che bel pezzo! Questo lo sento perché c'ho CD in macchina fisso, ai figli miei, capito? C'è la grande, assolutamente. Allora, la sorella di Alessio è la voce di Supergirl. La sì. fa tua sorella? Sì. Sì. Tra l'altro lo faccio anch'io Supergirl. Allora, buonasera a tutti, stasera due grandi voci, dice Letizia. Li ricordo per le loro collaborazioni in Harry Potter, High School Musical e Glee. Poi seguo Alessio Puccio per il doppiaggio di Cisco in The Flash, mentre Letizia, come non ricordarla, per Bloom delle Winx, e poi l'ho scoperta quest'anno nel cartone Miraculous Ladybug. Ah, sì, sì. Tu sì, lo ricordi, eh? Sì, 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 il cartone che faccio tuttora con Stefanella Marrano, sai, che guarda, per carità. Mio, certo. Mio Emanuele, gli piace da morire. Sì, siete carino, te Flavio, carino. Io, Flavio e Letizia Scifoni, Letizia Scifoni. Allora, Marco, un caro saluto ai tuoi ospiti. Con Letizia ci conosciamo dai tempi del forum di Ale Rossi. Scrivevi sul forum tu? Oddio, mille anni fa! Quindi sei super social pure tu, ma eh? Ma prima erano le prime cose, quindi andavo a vedere. Letizia Ciampa, tanto mi criticavano sempre. Perché? È perché stavo sempre su Emma Watson e a volte qualcuno mi dava mamma mia! Pure te. Allora, abbiamo condiviso il Leggio d'Oro 2 anni fa. E con Alessio invece, Alessio te ovviamente, un Voci nell'ombra a Sanremo nel 2007. Addirittura quando ero bravo, ma vaffanculo, mi davo un sacco di premi. Culo in diretta, dai, ma che scherzi. E poi di Letizia voglio ricordare Un giorno per caso, dove doppiava il piccolo Sammy. Primo film, il mio primo film. Vabbè, questa cosa, questa storia la sanno tutti ormai. E allora dilla, perché se la sanno, spieghiamola. Maschio femmina, femmina maschio. Sì, perché praticamente è stato appunto il mio primo film. Era il 6 febbraio. Compleanno di mia sorella, faceva 18 anni mia sorella, mi ha accompagnato con la metro, mi ha detto: se non vinci questo provino ti ammazzo perché mamma non mi fa la festa a casa. Porca miseria, sì. Che responsabilità. Ho fatto questo provino con Michele Gammino e Fano Roma, insomma, poi l'ho vinto, provinata sul maschietto, il figlio di Michelle Pfeiffer, e è stata la prima volta, insomma, che ho conosciuto la mia amica di sempre, ormai da 22 anni, che è Gemma Donati, con la quale ho condiviso per la prima volta il Leggio. Il Leggio insieme a Francesco Pannofino e Emanuela Rossi. Ragazzi, quindi, vi faccio una domanda che però rispondiamo in onda perché mancano 40 secondi e forse non c'è tempo per rispondere. Siamo un po' tutti quanti figli del Leggio, nel senso che abbiamo cominciato veramente da piccoli, voi ancora più di me.
è un bene, è un male. Come la vivete adesso a posteriori col senno del poi l'aver cominciato a lavorare quando di solito si gioca con i soldatini o con le bambole? Ci abbiamo ancora 20 secondi di canzone, poi lo diciamo, la ripetiamo in onda la domanda, quindi avete un attimo di tempo per pensarci. Io nel frattempo vi ricordo di condividere sulla vostra pagina Facebook questo video e vi ricordo il WhatsApp 328 7948 796. Stanno arrivando una marea di WhatsApp, spero di riuscire a mandarli veramente tutti. Giuseppe ne ha mandato uno fighissimo che devo assolutamente mandare in onda, ma adesso il brano è finito. 21 Pilots Ride in diretta su Radio Cigliano, quando si sono fatte le 21:48. Siete a Dopo Cena con Alessio Pucci e Letizia Ciampa, è il 15 marzo 2018, una bella serata, mi piace tantissimo perché poi io ho qualche anno più di voi, quindi mi ricordo veramente quando eravate piccoli e arrivavate, io facevo il papà vostro, quante volte ho fatto il papà vostro, una marea di volte, e quindi papà, non esagerare, papà, amore mio, quando avevo 30 anni e voi ce n'avevate 40 anni e voi ce n'avevate 15, vabbè, facevo il papà. Il fratello non si può fare, fratello lo zio, non lo so, perché forse ti ricordo sul dottor Carter, quindi per me c'è sempre una voce giovane. Lo so, c'hai ragione. Però insomma, c'era una bella domanda che mi è venuta nei fuori onda e che ripropongo qui in onda. Iniziare da ragazzini per noi è stato normale praticamente, non credo che ce ne siamo neanche accorti di aver iniziato a lavorare. Io la prendevo veramente come un gioco, era un po' andare a giocare per me. Ma adesso col senno del poi, aver iniziato da ragazzini, voi ancora più piccoli di me, proprio piccolini, e forse ve lo chiedo se è così, aver rinunciato a una parte della vostra infanzia, a una parte ludica, che ne so, a uno sport, o forse no, ma insomma ad essere un po' più spensierati, magari anche a essere buttati sul divano. All'epoca non c'erano i telefonini ancora, gli smartphone, però c'erano le console, oppure c'erano i libri, qualsiasi altra cosa. Ecco, vi sembra che questo vi abbia tolto qualche cosa, vi abbia arricchiti adesso col senno del poi? Comincio io. Dai. No, col senno di poi no, insomma, sicuramente abbiamo vissuto un'infanzia differente, spesso capitava che magari uscivo di scuola elementare e volevo andare a giocare a casa dell'amichetto, certo, e invece dovevo andare al turno, però guarda, l'ho sempre vissuta come un gioco. È arrivato il momento in cui mi ero rotto le palle, ovviamente, quello arriva per tutti, avevo 11 anni, 12 anni. Non ne potevi più. No, però ringrazierò sempre i miei genitori che, insomma, con le buone mi hanno detto: vabbè, dai, però rallenta un po', lo fai ogni tanto, comunque. E insomma, col senno di poi li continuo a ringraziare tuttora, perché poi ho finito scuola e avevo già un lavoro. E ci siamo trovati anche un bel lavoro. Un bel lavoro fantastico. Insomma, bello. Non solo perché è ben retribuito, ma perché comunque è un lavoro che ogni giorno non sai mai quello che. Cioè, non è monotono, ho capito, no? Cresci. Ogni giorno non è sai mai quello anche, che. No? È una cosa fichissima. E quindi, sì, diciamo che personalmente, insomma, l'infanzia magari. Comunque l'ho vissuta bene. Grandi rinunce, gli sport li facevo e in vacanza. L'unica cosa che mi ricordo che mi rodeva sempre il culo quando finivo scuola, che tutti gli amichetti partivano e tre mesi e i miei nonni andavano, noi stavamo con i nostri nonni in Umbria, andavamo, ci portavano da loro e io partivo sempre più tardi rispetto al solito perché comunque dovevi finire le seriette o il filmetto. E quello mi ricordo tuttora che mi rodeva proprio tanto. Ma Harry Potter quando arrivava più o meno? In che periodo dell'anno arrivava? Ve lo ricordate? Era fisso? Poi a un certo punto sì, arrivava novembre per l'uscita di Natale era, e poi era bellissimo, arrivava perché tu facevi tutto il film che era sempre a giugno, quell'ambiente, quell'ambientazione, no, neve, bello. E quindi usciva d'inverno, era bello. E poi arrivava o giugno-luglio per l'uscita di settembre. Di agosto, no? Perché c'erano le anteprime in America, le fanno agosto. Sì. Letizia, invece tu come ti sei trovata a iniziare così da piccola? Ma io, vabbè, non ho iniziato perché tu, Alessio, hai iniziato a quanti anni? Avevo 5 anni la prima cosa che ho fatto, 5 anni e mezzo, sì. Io ce ne avevo quasi 9, quindi ero un po' più grandicella, diciamo. E al di là del fatto che, insomma, il primo film l'ho passato con il costume di carnevale a buttare coriandoli dentro la Fano Roma, a parte hanno odiato, è stato un bel momento, vestita da odalisca, non so per quale motivo. A parte questo, no, diciamo che io sono cresciuta comunque in un comprensorio
dove pieno di verde, il bosco, le cose, e quindi accompagnavo, a parte che ero piena di amici, insomma la mia comitiva stavamo sempre tutti insieme, quindi insomma non mi mancavano le uscite, le cose particolari, stavo in un ambiente che era tutta campagna e quindi andavamo in giro per il bosco, i miei picnic, la mia prima volta con la macchina, 14 anni che provavo nel viale dentro la zona riservata, quindi insomma ho bei ricordi della mia infanzia barra adolescenza. Tornassi indietro lo rifarei, e come, non ho rimpianti così particolari. L'unica cosa, ecco, che quando ero piccola magari facevo danza moderna e l'ho fatta per un bel po' di anni, poi a un certo punto mi sono sentita scavalcare dalle altre perché io ci andavo di meno, prima stavo in prima fila, poi non ci stavo più, e allora lì ho cominciato a starci male proprio perché era una cosa che mi piaceva, e è una cosa che ho dovuto accantonare, scegliendo comunque un hobby che poi è diventato un mestiere, perché insomma. Poi all'inizio sembrava veramente almeno per me è stato in questa maniera, è sì, sembrato veramente un gioco. Io ho ricordi di noi ragazzini, c'ho ancora ricordi di quando eravamo piccoletti con Paolo, con Simone Crisari e con Davide, che giocavamo con Andrea Mete a pallone con la palletta di carta, o menavano tutti uno perché ero il più piccolo. Io sono sempre stato difeso dai più grandi, però insomma c'ho ricordi belli, divertenti, insomma. E poi, come dicevo prima all'inizio, no, c'ho questo ricordo là via Margutta, de noi eravamo tutti, mi ricordo, beh, non so sì. Che film facevamo, via Margutta, via Margutta, Domitilla, Simone, Paolo, Davide, Elena, te, Gabriele, eravamo tutti, chissà che film era, un film corale. Io mi ricordo con un Mario. Film pieno di con Mario no, non mi ricordo. Che poi quella sala era gigantesca, ricordo. Sì, come no, non c'è più. C'è un atelier. Ah, vedi? Bello, no? Però forse la vasca con i pesci c'è ancora. Non ci stanno più i pesci, no. Oggi sono andato a tirare i sassi, non c'era. Sempre in diretta su Radio Cigliano, sempre a dopo cena con Alessio Puccio e Letizia Ciampa, c'è Giuseppe che ci manda questo controselfie che è un collage di tante cose che avete fatto. Veramente tante. Ci sta Sisco, è un po' tagliato. C'è Sisco, c'è Carmen Cortez, sì, c'è Spike Kids, Petunia, Carina. Guardate quante Gabriella, cose. Gabriella, che serie era quella? Gabriella. Eccolo, accorcio un po' anche se si vede, perché è carino farlo vedere tutto quanto. Molto carino da parte di Giuseppe, che si intravede qua nell'angolo in basso. E poi Ignazio ha fatto il solito collage molto carino che fa. Poi questi ve li mando su WhatsApp. Grazie. Perché sono molto carini. C'è Hermione ovviamente per Letizia, c'è il Trono di Spade e Orange is the New Black, questa serie pazzesca, veramente assurda. L'ho fatta oggi, sono arrivato tardi per quella. Che fai tu? E una delle guardie con lo ciccione, è per forza, forza sono tutte donne. Mentre invece per Alessio ci sta Harry Potter, c'è Sisco e c'è Alvin Superstar. Questa è divertente. Questa è una storia, è una cosa particolarissima, perché io quando ero piccolo i cartoni che guardavo erano Alvin Superstar, Denver, e poi c'erano i Ghostbuster e poi c'erano i DuckTales. Comunque ero fissato con Denver e Alvin Superstar. E a un certo punto mi sono ritrovato a fare il provino su Theodore e a vincerlo. E quindi sono ritrovato a fare. Che adesso peraltro stiamo facendo la serietta. E mi sono ritrovato a fare Theodore. Quindi è una cosa pazzesca. Cioè, me lo guardavo da ragazzino e adesso lo faccio. È bello questo, vero? È stranissimo. È una cosa molto particolare. Pazzesco. Senti, ci sta, ve lo faccio vedere. E questa è la situazione in cui Carlo ci sta seguendo da Limone Piemonte. No, questa è la situazione della neve. E lui in macchina attaccato all'hotspot che ci segue. Guardate che figata. Grande Carlo, grandissimo. Accendesse il riscaldamento. Beh, sì, spero che sia col motore acceso. Perché lo ritroviamo congelato, veramente grandissimo. Alessio, secondo pezzo tuo, non lo leggo, qual è, che numero è di ordine? Allora, il numero uno. Il numero uno, perfetto. Numero uno. Allora, questo è un classicone, Alessio, veramente. Dai, dimmi che cosa ti ricorda questo pezzo. Ma possiamo ballarlo questo? Questo è un po'. No, io non posso che. Sì, è vero. Un po' di problemi. Questo l'estate e la spensieratezza assoluta e gli amici miei in Umbria, dove io passavo tutte le estati, poi ovviamente venivano i miei genitori e ci portavano al mare, io li odiavo. Perché preferivi stare con gli amici, certo. E questo, insomma, loro la colonna sonora
una delle colonne sonore di quegli anni e che mi accompagnano tuttora, insomma, non loro ovviamente perché poi si sono divisi e... però sì, questo è un ricordo bellissimo, insomma, mette sempre il sorriso addosso, poi la canzone è bellissima, è bellissima. Dai. Allora andiamocela ad ascoltare. Max Pezzali insieme agli 883, pezzo del 1993, chi non l'ha ballato dietro la lavagna. Questo è Nord Sud Ovest Est in diretta su Radio Cigliano. Un repetto. Come siete voi, discotecari, amanti dei party, delle... Ma che sei matto? Ma io personalmente andavo a ballare. Tu la tua festa di 18 anni hai fatta in discoteca. Ho sempre, sì, mi è sempre piaciuto andare a ballare il giusto e diciamo che negli ultimi anni un po' meno vabbè, poi si cresce e sì, anche ci sono perché, anche insomma, responsabilità bambini, fra un po' ci andrà tuo figlio e tra un po' ci andrà, sì, oddio, non ne parliamo, lasciamo perdere, no? Senti, piccolo, un po', pure. Dimmi un po', è apposta passare dall'altra parte della barricata dal punto di vista genitoriale, cioè sei figlio, esatto, e poi a un certo punto diventi genitore, com'è? Guarda, allora io la prima cosa che ho detto a mia madre e mio padre, vi capisco subito, voglio bene, e un'ansia infinita tutti i giorni, no, una figata incredibile, però mille pensieri, io sono cambiato tantissimo proprio a livello mentale. È una svolta, proprio un flip completamente, sì, un capovolgimento totale. Ci sono molti che la prendono, io l'ho presa forse un po' troppo seriamente, forse. Oddio. Negli ultimi anni, nell'ultimo tempo sto un po' cercando di rilassarmi. Dai, però insomma, mica cazzi, sì, mica sei andato a fare la vacanza a Londra, capito? Un'enorme responsabilità, assolutamente. C'è un'altra vita. È diventato vita. Padre tutto insieme, ma già quando... E tra un po'... Quando ha detto che Alessandro tra un po' ridiventerò già... padre, poi. Certo, tra l'altro certo. Diventerà padre per un altro la seconda maschio, volta. Sì. Maschi da tutte le parti. Ma certo, guarda, ma certo. Quindi doppiamente, io ho già detto, verso i 40-45 anni mi faranno venire un bel ictus tutti e due. No, dai, perché tu hai fatto venire l'ictus, voi avete fatto venire l'ictus ai vostri genitori in questo, in quest'ottica? Ma io forse in adolescenza qualche preoccupazione, un po' contestatore forse? Ma facevo proprio un macello, un po' di preoccupazioni forse gliel'ho fatta avere, sì. Quindi ora capisci tutto. Eh sì, sono molto preoccupato per questo, infatti, perché so come sono stato io dai 16 ai 23 anni. E quindi ho un'enorme paura che ripeta le stesse cose lui. Giustamente poi, Perché non è che non gli dirò niente. Ognuno deve fare il caratterino poi. Non gli dirò niente, per carità, però adesso insomma, E non, tu non riesco a pensare. Come sei stata? Com'eri? No, vabbè, io da ragazzina ero tranquilla, cioè niente di particolare. No, vabbè, mia madre mi dava il coprifuoco, quindi ero, cioè, venivo presa in giro dai miei amici, appunto, che stavamo dentro a ragazza che lavora, però niente, alle 11 devi tornare. Vabbè, mi ci sono scornata con mia madre per un sacco di tempo, me ne sono andata di casa a 23 anni. Quindi mi sono un po' accollata delle responsabilità grosse, però penso che ci sta, insomma. Ma sì, certo. È un momento di ribellione, dai, ci sta. Adesso capisco tante cose. Quindi adesso la capisco di più. Perché poi si rivolta tutto nella vita. A un certo punto passi dall'altra parte e dici: porca miseria, quanto sono stato stronzo. Sì. È la vita. È normale. E io continuo poi, peraltro, tuttora a litigarci con i miei, certo, ovviamente. Quindi, però con un altro sguardo, diciamo, sì, in un'altra, insomma, ottica, sì, però si continua a discutere, penso fino alla fine si discuterà, insomma, per però sì. Però insomma, poi comunque voi ragazzi, anche rispetto a tanti vostri coetanei, nostri coetanei, quando noi che lavoravamo eravamo comunque ragazzi responsabilizzati entro, sì, entro certi limiti. Questo sì, mi è sempre stato detto, e un po' è vero, e forse sotto, più che altro sotto dal punto di vista economico, nel senso che sai il valore dei soldi perché te li guadagni, certo, te. Anche se io i miei primi soldi poi li ho visti a 14 anni, prima. Vabbè, erano conservati, tutti in banca, tutti sì, là, sì, certo. E dai un valore, però sì, responsabilità fino a una certa, perché lavori, però ecco, dipende secondo me da carattere a carattere. Fatemi tornare in diretta. Nord, Sud, Ovest, Est, pezzone di Max Pezzali del 1993 insieme agli 883, pezzo che veramente tutti quelli che hanno vissuto gli anni 90 e che sono cresciuti negli anni 90 se lo portano in tasca e se lo sono sempre portato in tasca. In diretta su Radio Cigliano, quando si sono fatte le 22, siamo in diretta da un'ora ragazzi, volevo dirvi, e si sono fatte le 22 e siete... Ma vola via.
e siete in diretta a Dopo Cena con Alessio Puccio e Letizia Ciampa. Domande. Allora, Letizia, tra i tuoi doppiaggi, invece, quelli che ho adorato maggiormente, sempre Michelangelo dice, sono... E che Toph Bei Fong in Avatar la leggenda di Aang. Oddio, oddio. Questa cosa, sì. Lavi Ed in Last Exile, sì. Ma soprattutto Teleta Testa Rossa in Full Metal Panic. Immagino, no, sì, Full sì, Metal sì. Panic. Bellissimo, sì, sì, tra l'altro. Tutti i cartoni animati. Come ti trovi a mangiare cervelli al tabasco? Ah, adoro. Allora, questa è una serie che facciamo in Laser Film con Barbara Castracane. Una serie stupenda che si chiama I Zombie. Però è fighissima perché è fatta anche, cioè, praticamente è sta ragazza che diventa zombie a un certo punto e si mette a fare e lavora nell'obitorio. Quindi lei mangiando il cervello, perché è zombie, praticamente rivive le emozioni del morto e risolve casi. Casino. È fighissimo, però è fatta pure a fumetti, quindi è geniale. È molto l'adoro. Carina. Bello, bellissima. Ci sono delle serie adesso che sono. Stanno uscendo delle serie con delle idee un po' strane, particolari, forse a volte macabre, sì. Però belle, sì, carine. Sì, divertenti. A parte dai Dead Man Walking, dai. Come si chiama? The Walking Dead, eccetera, eccetera. A voglia quante ce ne stanno. Allora, potreste per favore mandarmi un saluto e augurio che tra pochi giorni ha un esame, dice Andres. Ragazzi, sta Andres, a voi. In bocca al lupo, mi raccomando. E per qualsiasi cosa, expecto patrono. Fosse così facile. No, magari lo passi, dai. Dai, speriamo veramente. Daniele Altomonte ci saluta, ciao ragazzi. Ciao. E Letizia, Alessio, mi fate un saluto ai cartomatti. L'avete mai vista la pagina di Stefania, i cartomatti? Che, no, la dobbiamo vedere. La dovete vedere, andare. Sta su Facebook, mettete un like così sì, però, la seguite. Okay. Vi seguo sempre dai tempi in cui vi ho conosciuti a Soave con Francesco Vairano. Quello che dicevamo prima, erano le prime convention che facevamo, appunto siamo partiti da Soave. Parlano di una dozzina di anni fa. Ma esiste, continuate sì. Ancora, vi invitano ancora sì. A queste convention su sì. Harry Potter? Sì. Non si tantissimo. No. Guarda, io davvero penso di aver personalmente girato l'ultima. Beh, sono sì, stata a Cagliari. Proprio lontanissimo. Sì, io adesso devo Voi partire. Siete consapevoli di aver doppiato una pietra miliare della cinematografia mondiale? Ma forse adesso, sì, prima no. Sì, adesso sì. Adesso forse siamo consapevoli. Mentre lo facciamo... Altro... No, mentre lo facevamo no, più che altro perché appunto ci ha portato un sacco di cose e quindi abbiamo... Anche abbiamo dei pro e dei contro, tanto. No? In che senso dici? Lavorativamente, dico parlando forse. Etichettati? È successo? Beh sì, è successo? Perché, beh sì. Sì, succede, cioè per esempio a me è difficile che mi danno una psicopatica, cioè vado sempre sulla dolcina, carina, piripipiripa. Però insomma, per noi, voglio dire, una prova d'attore sarebbe anche fare una cosa completamente diversa da quello che sei tu, no? E sì. Soprattutto con Orange is the New Black, visto che l'hai nominato prima, lì faccio Nikki, che è una ragazza lesbica, tossica, insomma, diversa, e lì mi diverto, perché proprio vado a cercare anche delle note, delle corde diverse, e non più divertente, però insomma è un'altra parte mentre cresci. Ma in tutto questo, se vi dovesse, alla domanda, preferite doppiare, lavorare su un protagonista o su un antagonista? Mi spiego, sulla principessa o sulla strega? Come ruolo? Oddio, vabbè, ormai ne ho fatte un po' di principesse, quindi forse una strega, ma non ci starebbe male. Tu Alessio preferisci la strega, il cattivo del film. Ma fanno fare parti da psicopatico. È divertente. Anche perché per la prima volta magari ci possiamo parlare addosso, no? Perché in genere non ci parliamo mai addosso. È tutto fuori, siamo sempre un po' sopra le righe, no? Sempre personaggi molto carini, divertenti. Senti, c'è Gemma Donate che dice: no, ma raccontate tutti i fatti miei, tranquilli. Ma che abbiamo detto, che ne so, Gemma? Che ne so, un po' di tempo fa, siamo un po' indietro con i messaggi. Cosa succederebbe se Harry Potter, chiede Tiziano, incontrasse Cisco Ramon? Allora, c'è un aneddoto che mi è capitato nella scorsa stagione, dove io Cisco è questo personaggio in Flash che parla spesso attraverso battute estrapolate dai film, certo. da qualsiasi tipo di film, e ci sta una scena bellissima che ho dovuto fare,
dove lui sale su questo grattacielo e praticamente deve farsi colpire da un fulmine per, non so, non mi ricordo bene, dove lui urla Expecto Patronum. Quindi c'è stata questa fusione, io che ho riso un quarto d'ora, sì, e non, manco dicevo, si non poteva immaginare una cosa del genere, certo. No, capito? Sì. Ed è successa questa cosa, ci sta Cisco Ramon di Flash che urla Expecto Patronum, ma in una maniera, no, ma fa ridereissimo, che non avrebbe mai fatto così Harry Potter. No, 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 no. E lui parla appunto attraverso tutte queste citazioni di film, e Harry Potter lo cita molto moltissimo, spesso, sì, sì. Sì, è strana, sì, sta, sì, cosa, vero? È particolare, assurdo, ti giuro, quando ho dovuto fare questa battuta. Sentite, qui c'è Letizia e li faccio vedere in sequenza, Letizia e Laura. Letizia dalle Marche, che credo che questa sia un timbro, sì, di Hogwarts. Sì, è la lettera di Hogwarts. Di Hogwarts, sì. Questa qua, questa è la lettera. Mentre invece, adesso ovviamente c'è Laura, vediamo se riesco a... Eccola qua, che fa il solito suo montaggio, ci mette insieme. Bello. Guarda che bello. Bellissimo. Sono molto creativi, mi piace. Bellissimo. Molto. E al 3287948796, se siete creativi, mandateci quello che volete, perché lo mandiamo in onda. È bello vederci così insieme, vedere come reagite a questa diretta. Allora, un salutone da Monaco in aeroporto prima di tornare a casa dopo una settimana di trasferta in Finlandia. Wow. Però vorrei capire chi è, perché mi manca il nome, ovviamente. Vediamo se è Federico, e ci fa vedere che sta a Monaco, immagino. Buon viaggio allora. Buon viaggio, sì, io immagino. Monaco di Baviera, credo. E sì, avrà fatto scalo. Sì, c'è proprio il cartello in tedesco, quindi è per forza, non è Monaco, bello. Monte Carlo, poi non c'è l'aeroporto, diciamo, a Monte ci Carlo. Siamo stati noi 5 anni fa in Finlandia. È bella. Ci ritrovammo con Davide Perino all'aeroporto. Strano. Che lui era fidanzato con una finlandese. No, stava con una finlandese. E io e la mia compagna stavamo, Davide. È stato guarda chi c'è. E c'è anche Davide da Cepagatti, che ci manda la sua foto, e a me piace mandarla questa fotografia, perché qui si vede che ci guarda sul televisore grande schermo. Sembra che stiamo una figata. In televisione, proprio in televisione, che è una gran figata. Una smart TV. La sapete, una smart TV? Sì, potete mettere Facebook lì e mandate a tutto schermo e ci vedete a tutto schermo, come se fosse veramente una trasmissione televisiva. Io resto sempre estasiato da queste cose tecnologiche. Te come sei? Come siete voi con la tecnologia? Io sono una pippa. Io qualsiasi cosa me la faccio risolvere. Io me la faccio risolvere dalla mia compagna. Adesso, prima, quando che invece stava, è esperta, è abbastanza, ci capisce portata, di più. Sì. Se no, facevo risolvere prima a mia sorella. Io così proprio. Proprio niente. Sì, anche sì. Facebook. Infatti, per te. Facebook c'ho l'applicazione, che mi importa. Quella è facile. Però vedo pure questi ragazzi che fanno questi disegni, queste cose. Io. Non so, un mistero per te, quasi. Infatti adesso abbiamo preso un PC e io prima c'avevamo il mail. Il Mac, che comunque il Mac ha visto, fai così e riesci a fare più o meno sì, tutto. Sì. Ma col PC è un po' molto più complicato, infatti devi, non lo uso. Devi avere una conoscenza di base necessaria. Sì, lì, sì, sì. Non... E te, Leti? No, uguale, identico. Io pure a casa ho il PC, è un incubo. Cioè, mi quindi quello mail, che guardate, che devo... vedete qua davanti, no, è sì, no, arabo. No, fantascienza. Sì, mi mandano una mail con un documento che devo mettere sul desktop. Ciao. Cioè, ci sono 6 anni. ABC, veramente. Sì, esatto. Vabbè, però è carino, è bello. È bello comunque essere immersi nella tecnologia e usare, secondo me, quella che ti serve veramente. Sì, sì, cioè, sì, sapete, sì, mandare una mail Instagram, dal telefonino, sì, ovviamente, sì, queste cose qui. Sì. Però poi. Però uno... chiedimi di fare una storia su Instagram, non so nemmeno. Ah, no, fare. Niente, non no, vai. No, no. E no, con Instagram. Foto, però... Con i social, come siete messi voi? Dal punto di vista proprio di. Accettate le richieste dei fan? Oppure per voi Facebook o magari anche Instagram sono profili personali, privati, nei quali non volete che ci sia intromissione di chi non conoscete? Beh, io ce l'ho doppio, quindi insomma ho ben distinto le cose, più che altro perché all'inizio, quando avevo un profilo solo, non è per fare la figa, però mi sono arrivate delle richieste un po' bislacche, appunto, ma era l'inizio di Facebook. A un certo punto, se non mandavo dei vocali, no dei vocali, ma mi avevano chiesto di appunto chiamare un numero per fare gli auguri alla ragazza, ovviamente io ho scritto, guarda, è una cosa che non posso fare. Poi era proprio, che ne so, 2008, quindi parliamo di 10 anni fa, e questo a un certo punto ha cominciato a insultarmi. Ha sbroccato? Sì, ma proprio sbroccato. Scendi dal piedistallo, non sei nessuno, perché tu sei una troia, ma come? Cioè, cioè, perché ti immagini, 10 anni fa, capito, avevo 21 anni, 22 anni, e detto, vabbè, stai fuori. E quindi lì, a quel punto, dopo
oltre a questo, altre cose che sono successe, ho deciso di dividere le cose e di conseguenza sull'altro accetto tutti. Tutti quanti. Sì. Ogni tanto tu, Ale? Delle foto strane. Sì, io pure ho un profilo mio privato dove ho, insomma, gli affari amici, tuoi. Sì, e sono poi ci sono quelli tuoi. Gestiti appunto da Davide. E sì, per quanto riguarda Instagram invece me lo sono fatto, però là è un po' diverso, nel senso che là quando ti scrivono i messaggi li puoi accettare di leggerli oppure no, quindi è un po' più privato. Sì, diciamo. È un po' più privato, poi non ti rompono molto le scatole, nel senso, sì, ti seguono, però ti mettono mi piace alle foto. Mediaticamente, il fatto che il doppiatore per tanti anni è stato veramente nell'ombra. Non sapeva, cioè, la gente, io, i miei amici, faccio il doppiatore, che fai? Sì. Cioè, non sapeva nessuno, no? Era difficile, lo spiegavi e non capivano. Questo ricordo da bambino, no? Che alla fine non lo dicevo, che io pure, dicevo niente. Che lavoro fai l'impiegato? Quante volte l'ho detto io? Un sacco di volte. Il fatto che adesso ci sia l'esplosione dei social, ma che poi il mondo sia anche cambiato e che quindi c'è possibilità di... molti conoscono il nostro lavoro e che quindi sono molto interessati. Questa luce che ha portato un po' di luce proprio nell'ombra in cui eravamo sempre, voi come la vedete, bene o male? Ma allora, dipende, nel senso, secondo me ci siamo dovuti adeguare a un certo punto, quindi non lo so... cose che magari prima ad alcune persone non le avrei accontentate, adesso magari sì, però è anche vero che sono di una generazione, avendo quasi 32 anni, che oddio, mi fa pure siamo strano, vecchi. 32 anni, ma che è strano dirlo, ma che vecchio. Scusate, mi riprendo un attimo ma la telecamera, il cuscino dei Targaryen, adesso lo faccio vedere, mi rendo a 32 anni e dice mamma mia, ma vaffanculo. Posso, mi permette? Così carinamente. Ma vabbè, è strano, perché per la prima volta l'ho detto, quindi comunque vabbè, ci sono insomma alcuni colleghi che sono molto social, che sì, tu dici ma come no? Fanno? Però è un'altra generazione, pure se hanno 5-6 sì. anni di meno, tu comunque vedi che stanno lì, YouTube, le cose, cioè stanno al passo. Condividono, fanno. I primi telefonini nostri, ma anche i vostri, ovviamente, erano quelli con la tastiera. Nokia. Basta, il Nokia. Ericsson rosso, prima c'era con il Nokia. Quella striscetta. No, il mio l'Ericsson, quello piccoletto? Era carino, sì. Quindi, insomma, siamo cresciuti con un altro tipo di tecnologia. Ma certo, ma oggi, guarda, vediamo una foto che c'era scritto, ma chi ne sanno quelli che sono nati da poco, insomma, delle bustine, dei messaggi che si riempivano dopo il ventesimo messaggio, li dovevi cancellare, dovevi tenere quelli della tua vita, quelli più importanti. Non c'eri mai spazio dove tenerli. Non c'eri mai spazio di scrivere. Era un casino. Abbiamo visto la nascita dell'MP3, che era una cosa... Madonna, sì. Io mi ricordo, me lo feci regalare a Natale, il lettore MP3, ci poteva mettere 200 canzoni dentro. Come no? Ma il primo lettore MP3 da macchina, no? Che tu potevi metterci 5.000 canzoni, una cosa pazzesca, andavi a Finlandia veramente con la musica. Senti, ci sono James e Federica che ci mandano il loro contro selfie e hanno, questo è Game of Thrones, guarda che maglietta figa. Un po' inquietante questa maglietta. Sì, però guarda che maglietta, che figa, e ci stanno guardando. Ma c'è anche Federica che dalla stessa casa, perché è la stessa, ci sta guardando e guarda che figata, no, eccezionale. Bellissimo. Veramente. 3287948796 è il numero di telefono per essere super social. Sta per partire la quinta canzone, se non mi ricordo male, giusto? La quinta addirittura, già. No, perché abbiamo messe 1, 2, 3. Allora la quarta è di Letizia. Ok. Allora, quale canzone carico? Andrei con la 2. La numero 2. Oh, sì. Questa qui, raccontamela, questa è nuovissima, è insomma l'ultimo album che ha fatto. Lei mi piace un sacco e questa è una canzone un po' particolare, ritorniamo sempre ai momenti un po', insomma, ai momenti passati di 2 anni fa, quindi recenti, e poi quando ho sentito questa canzone l'ho subito abbinata a quel momento di passaggio, di pensieri, cose, sempre comunque sulle donne, a me piace un sacco questa cosa del girl power, quindi, e poi soprattutto questa cantante mi ricorda mia cugina, che insomma, vabbè, siamo un momento triste, mi dispiace, però è una persona che non c'è più, che insomma, lei le piaceva tanto questa artista, e quindi me la ricorda
particolar modo. Allora andiamocela a sentire, perché è una canzone veramente molto recente, è dell'LP che è uscito dopo la sua partecipazione a Sanremo dell'anno scorso. Vi ricordate la canzone, oddio come si chiamava, sai che c'ho un vuoto di memoria, vabbè, perché l'album combattente, è Combattente, si chiama. Lei è grandissima, veramente strepitosa, e una voce secondo me straordinaria, rossa come te. Fiorella Mannoia, I pensieri di Zoo su Radio Cigliano. I pensieri di Zoo sono vecchi. È una grandissima, grande cantante, sì. Veramente grande cantante, sì, da pelle d'oca, sì. Grande veramente. Allora, musica sempre in tasca, ma parlavamo apposta degli MP3, delle cose. Musica di che formato? Voi siete da musica Spotify, che ce l'avete sempre sul telefonino, che potete prendere qualche cosa, o siete più da CD? Che ne so, avere il CD, toccarlo, il libretto. No, il CD ormai non più. Guarda, io prima compravo solo i CD originali di Elisa. Ah, tutti. Quello ce l'avevi? Sì, ce l'avevo tutti, o me li regalavano, insomma, lei sì. Però adesso i CD non più, cioè io in macchina, nella mia macchina nuova non c'è nemmeno il cosetto, vero, che mette il CD, cioè... la mia ancora ce l'ha, perché si attacca direttamente al Bluetooth. Comunque vai con l'applicazione, io per esempio c'ho l'applicazione di musica, Spotify non mi ci trovo, ecco, già lì è una cosa complicata. L'applicazione di musica invece si può fare, è più facile. E Ale? Io sono Spotify, lo utilizzo sempre, perché comunque poi fai la ricerca, trovi gli artisti che vuoi, ti fai tutta una playlist, è figo. Sì, pure. Però sono legato ancora ai CD. Al compro fisico. Sì, me li compro ancora. E tutti quelli degli Oasis, ovviamente, ci sono cresciuto. I successivi di Liam, di Noel, degli U2. Tutti quelli che escono comunque ci devo avere qualcosa di materiale in mano. Ti sembra forse di essere miei, un po' pirata. Se non, sì, devi averlo. Sì, quindi devi avere anche la collezione, uno spazio dove metterli. Ce l'ho, ovviamente. Sì, ce l'ho. La libreria, insomma. Però è bello, perché come dico sempre io, e come parlavo con una poetessa sabato nella trasmissione musicale, quella che facciamo il sabato, che diceva, e le dicevo, ma secondo te è possibile dire che la musica, le canzoni hanno, sono l'evoluzione della poesia, no? La poesia degli anni del 700, dell'800, primi 900, sì, e poi sì, si è evoluta in questa maniera, certo, con la musica sotto, no? Beh, certo, sì. Sì, assolutamente. Quindi, insomma, è comunque un bel media che è bello portarselo dietro, sicuramente. Vi ricordo che dovete, se volete, iscrivervi al canale YouTube Radio Cigliano. Iscrivetevi, io credo che abbiamo superato le iscrizioni, me, mi sa che l'abbiamo superato, sì, perché superati, ho visto sì, le iscrizioni, sicuramente con le vostre iscrizioni sicuramente. Diventiamo ancora di più. Sul canale YouTube troverete tutti i video in HD, come questo che state guardando in questo momento, di tutte le trasmissioni raccolti lì, quindi perché non andarli a rivedere. I pensieri di Zoffi e Fiorella Mannoia in diretta su Radio Cigliano, quando si sono fatte le 22:19, e siete sempre in diretta e all'ascolto di Dopo Cena con Alessio Puccio e Letizia Ciampa. In radio ci siete mai stati voi a fare qualche cosa, o solo ospitate, diciamo? Avete fatto anche conduzione, avete fatto qualche cosa di questo tipo? Perché purtroppo la radio è uno strano medio. La radio, vero? Ecco, una cosa che io mi ha sempre affascinato e avrei sempre voluto fare. È capitato spesso, anche appunto spesso e volentieri grazie a Harry Potter, di andare in tante radio, a radio fighe, insomma. Però sì, personalmente, insomma, la radio mi ha sempre affascinato e mi sarebbe sempre piaciuto farla. Se state, ci stavano dei contest, li facevano al centro commerciale, mi pare, dove dovevi andare, RDS era, mi pare. Come no, sì. Però non ci sono andato alla fine, perché vergogna. Che poi diventa un lavoro, cioè non è che ti puoi nascere, certo, no? Come non puoi nascere doppiatore, certo, e dall'oggi al domani. Però magari che ne sai, poi in realtà c'hai talento quando sì, ma la radio è tosta. Devi stare sul pezzo. Devi stare sul pezzo, però è bella secondo me, perché sì, comunque io macchina bellissima, a 2000 proprio, solo, sempre la radio. Ed è comunque un media particolare. Anche quello ultimamente sta diventando molto più visuale, perché prima io la faccia di Rosaria Arenna, per esempio, l'ho scoperta. L'avevo scoperta, però non ce l'avevo ben presente. E comunque recentemente, perché adesso si vede in televisione, sì, la mia amica sì, Federica Gentile di RTL 102.5, ma anche gli amici di Federica Elmi, per esempio, di M2O, li vedi e
quella è forse un altro piccolo mistero che si è andato a perdere. Sì. Perché la magia, la voce, comunque, soprattutto quando è offuscata o perché è ricalcata sulla faccia di qualcun altro, appoggiata sulla faccia di qualcun altro. Sei te che te l'immagini, sì, no? Sì, capito, non hai la percezione. E forse senti sta voce calda, magari poi la vedi che... Beh, ricordiamoci Pino Locchi, no? Per esempio, che aveva una voce spettacolare, forse la più bella di sempre, veramente, e che poi lui era molto più basso, certo non era Sean Connery, aspetto fisico, però era bello anche questo. Allora, guardate che belli questi controselfie. Il primo ce lo manda... Wow. Il primo ce lo manda, aspettate che non lo trovo più... Renato, eccolo qua, guardate che figata, un po' sfocato, però guardate che bello, un bel tosto rock and roll, sì. Grandissimo. E poi invece il secondo ce lo manda Andres, che abbiamo salutato prima che per l'esame, ah, che però è lui. Se lo sta preparando probabilmente con un po' di magia. Ma quella è la mappa del malandrino, sì. Fatto il misfatto, sì. Bravo, sì. Anche la bacchetta sì, regolamentare, sì. Sì, tra l'altro io sopra ne ho un paio perché sono andato un paio di anni fa a Londra e sono andato agli studi di Harry Potter. Voi ci siete andati? Ci sì. È capitato? No, io aspetto che mio figlio cresca un altro po'. Ti devi aspettare poi anche il secondo, quindi ti aspetta. Vabbè, il secondo no, il secondo poi ci arriva. Ci arriva dopo. Sentite un po', voi siete viaggiaroli, nel senso vi piace viaggiare o siete stanziali? Vi piace la pantofola che ha di casa? Come siete? Beh, io con la mia compagna viaggiavamo tanto, cioè ogni tanto partivamo. Diciamo che è un po' cambiato tutto con l'arrivo del ragazzo. Sì. Però quest'estate abbiamo ricominciato a... Abbiamo cominciato a ripartire, molto, sì. Siamo stati in Svezia, lui è impazzito. Ah, proprio partiti alla grande, sì, noi partivamo. Non fregene. No, noi partivamo e andavamo in giro. E poi quando è nato lui ovviamente siamo calmati, adesso abbiamo ricominciato e già stiamo programmando il prossimo anno, che l'altro avrà un anno. Ho detto già amore, partiamo, già si deve partire, sì, dai, già si deve partire. Letizia, invece tu? Io vabbè, c'ho un po' di problemi con l'aereo. Però è arrivata questa voce, poi, devo dire. Però i miei viaggetti li ho fatti piano piano, insomma, prima un'ora, due ore, poi a un certo punto sono andata a New York. A quel punto stai là, che fai, non ci vai a Boston? Sennò quando mi ricadono, sì. Io ripiano l'aereo, chi la rifà? La transoceanica, mai esatto, più mai. Ma nella vita no, in realtà sono più da macchina, cioè più mi piace proprio macchina. Il viaggio in macchina, infatti adesso dovrò andare giù in Sicilia per il battesimo di mio nipote, che farò la madrina, e andrò con la macchina. Sì. Quindi ti piace il viaggio on the road a te? Sì. Ti piace sì, quello? Sì. Sentite un po', per un attimo Ale dimentica di essere padre, per un attimo. Okay. Quando staccate completamente, finiscono i turni, non avete da lavorare, c'è un bel weekend lungo, eccetera, eccetera. Non dico nella partenza, perché magari uno organizza un viaggio, ma a casa che cosa vi piace fare? Quando vi rilassate voi, che cosa è la cosa che vi piace fare di più? Gli amici, stare a casa, leggere un libro, che ne so, qualunque cosa. Io personalmente ho sempre fatto giardinaggio, che è una cosa ho sempre, da quando insomma sono andato via di casa, mi sono sempre... si fa l'olio! Vabbè, a casa, appunto. Sì, mio suocero, facciamo l'olio, facciamo tutto. Che figata! Dobbiamo fare un business qua. Davvero, chi serve l'olio? Quindi ti metti là col telo sotto i... lo raccogli, il bucio di culo, la bacchetta, e poi certo. Raccogli con i nani, siamo pieni di ragazzini che te se lanciano dentro le reti e cose, per immaginare, nuotano nelle olive, che disastro. Vabbè, però bello, a me è sempre piaciuto, mi ha sempre rilassato, quindi un rapporto con il giardino, la natura interessante. Sì, ho sempre avuto case con col giardino, questa tuttora che ho è un bel giardino, mi piace, mi metto là e lo curo, i fiori, tutto quello mi rilassa tanto. Leti? Tanto. Ti ho fatto la domanda scomoda. No, vabbè, che c'entra? Vabbè, un po' di cose sono cambiate nella mia vita da un po' di tempo. Comunque, in realtà, siccome ho cambiato casa da quasi un annetto, una casa davanti a una bellissima vallata, ora che arriva l'estate, la mia sdraio è lì che mi attende per prendere il sole nei fine settimana. O se no, insomma, anch'io con il mio cagnolino Sally a parchi, e portarla un po' in giro, portarla al mare. E poi mi piace anche guardare le serie.
quando mi rilasso. Televisiva? Sì, sì, sono proprio... Sì, ormai sei una di quelle, sei una di quelle che spara maratone come se non ci fosse sì, un domani? Sì, in un giorno, Stranger Things, la seconda stagione me la sono sparata tutta in un giorno. Vabbè, sì, adesso sì, si può la chiusa, fare. Si può fare. Tra l'altro, questa cosa qui che prima si doveva aspettare, non solo la settimana, ma poi quando finiva la stagione, dovevi aspettare l'anno successivo. Sì, adesso sì. Preferite voi che vi... con la maratona? Sì e no, nel senso... Forse pure per il nostro lavoro, ma no... Un po' tutto subito. Tutto di corsa. Ci sono alcune serie che ancora per fortuna vanno una volta a settimana poi quando si interrompe. Sì, mi viene in mente perché sono appassionato di The Walking Dead che no, fanno 10 puntate, poi aspetti 6 mesi. Sì, come il Trono di Spade. O come il Trono di Spade, certo, no? Certo. Noi aspettiamo un anno, però. Però insomma so, è una comodità moderna che non avevamo noi all'epoca e che è diverso, insomma, una diversa maniera. Allora, queste scoop, io posso fare lo scoop? Lo posso fare lo scoop? Questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo. Questa ce l'avete. Questa la manda mamma, c'è scritto nella cosa. Allora, signore e signori, io ve li faccio vedere. Che meraviglia, che ricordi, che ricordi veramente. Che meraviglia, sì. Questo è un vedi, pezzo inconsapevoli proprio. Sì, no, inconsapevoli sicuro. Adesso se fai una foto di questo tipo ti arrestano. Sì. In sala di doppiaggio qui, con fronte schermo. Ma che sei matto? Non si può se fare. Se mandi l'autorizzazione. No, ma quello era un fotomontaggio. Sì, questo è un fotomontaggio. Dietro c'era lo schermo bianco probabilmente. Non so che c'era, chi lo sa. Sì, no, era tutto, non c'aveva non c'era. Il nome. Non c'era, insomma, era segreto già. Siamo, correva l'anno più o meno 2002 primo. Forse. Questo è il primo? No, il primo. Sì, ma era già uscito questo. Quindi forse vabbè, era il secondo. 2002, quindi 2001-2002, 15 anni, sì. Ecco come eravamo in sala, erano in sala quando creavano veramente la magia di Harry Potter, meravigliosa. Ce n'è una bellissima, chi ce l'ha? Non so chi ce l'ha, che siamo io, te, Giulio, Erika, Gianni Musi che ci tiene abbracciato, c'è Gianni che ci abbraccia tutti quella. Quanti quella ce l'hai? Sì, certo. Quindi sono ricordi che non si possono certo. buttare veramente no, e intanto oltre a questa foto che questa non la chiudo c'è anche Gerald che ci scrive dalla Puglia, da Foggia, esattamente da Foggia e è ci manda da giorno in Puglia vabbè, no, perché, diciamo che il controselfie probabilmente non è attuale magari di stamattina però insomma ci piace mandarli, grazie Gerald di seguire da Foggia, dalla Puglia. Allora, quinto pezzo, attenzione, siete pronti? Siete caldi, come diceva Madonna nel suo concerto? Anch'io, io sono caldissimo, perché adesso mandiamo il terzo pezzo di Alessio Puccio e poi subito dopo a Raffica arriva il contest. Preparatevi, dovete avere il numero registrato sul vostro telefonino 328-7948-796 ed essere pronti con WhatsApp, perché loro leggeranno in maniera neutra un doppiaggio che hanno fatto, che hanno portato, e voi dovrete indovinare da che doppiaggio è tratta questa clip che loro leggeranno. Chi vincerà? Vincerà la foto autografata, quella di Alessio ovviamente e quella di Letizia. Quindi preparatevi, 328-7948-796. Qual è il terzo pezzo che mandiamo? Il terzo pezzo è la numero 4. La numero 4. Allora, e ho scoperto, e è ovvio, che tu hai una passione per questo gruppo e anche per i singoli cantanti. Questa è vita, veramente. La mia vita, insomma. Questi come ti hanno accompagnato nell'arco degli anni? Hanno scandito proprio le mie giornate brutte, le mie giornate belle. Tu dai miei 16 anni a adesso. Adesso, sempre domani. Compagni veri, compagni sì, loro sì, loro sì. E questo pezzo che vabbè forse probabilmente questo... è il loro pezzo, non lo so se è il loro pezzo più sì, famoso, però ho voluto portare questo perché questo è un altro, sono i più belli in assoluto fatti da loro, forse questo in assoluto. Tu hai sofferto loro... allo scioglimento del gruppo? Beh, sono rimasto abbastanza... Tra l'altro traumaticissimo, non so gli mento... Sì, vabbè, ma tanto... Cioè, si sapeva, si sapeva che comunque andava, sarebbe andata così. Sì. Perché se l'altro anno poi è uscito il film, è bellissimo, in lacrime tutti quanti stavamo. Poi fai delle amicizie, pure nel doppiaggio ho conosciuto tante persone, insomma, loro sono... Sono veramente immensi. Questo è un pezzo del 1995 ed è stato veramente colonna sonora di quegli anni, non ce lo possiamo dimenticare. Grande pezzo, Liam e Noel Gallagher, quando erano ancora insieme, e si chiamavano Oasis. E questo dal 95 è Champagne Supernova in diretta su Radio Cigliano. Evviva, grande, questo è un pezzo di pezzone veramente. Questo allora, pezzo, l'altro che è questo. Ah, vedi? Forever
Dai, senti, ti do la telecamera questa qua, fai vedere che cos'hai. Cioè, una è una dedica a mio nonno, però, però la canzone è questa. È quella, Live Forever, sì. Questo l'ha fatto male a farlo, Fanno tutti, ah, questo è il cerotto. Fanno tutti male. Infatti, uno di più, uno di meno. Posso, no, c'è un problema con gli aghi. Io non posso veramente. Allora, mi è dispiaciuto ed è stato un peccato che non hai doppiato Daniel Radcliffe in Imperium, che era uscito su Netflix l'anno scorso. Perché fatto... doppiato in Piemonte? Che? Sì, leggo adesso. Me lo disse Francesco Venditti, viene lei e mi fa: oh, Ale, te volevo fare i complimenti, Imperium sei stato grande. Ma no! Ma che stai a dire? Mi ha fatto vedere, siamo scoppiati a ridere. Vabbè, succede. Nessuno è di nessuno. Anche insomma, se poi il pubblico, sì, veramente su Daniel Radcliffe e su Hermione, come si chiama? Me lo scordo sempre. Emma Watson si aspetta le vostre voci, ragazzi. Ma come può essere slegato? Io ultimamente l'ho fatto. L'ho fatto quasi sempre io, tranne una volta che lo fece per vari motivi Davide. Però l'ho fatto quasi sempre io, insomma. L'ho rifatto adesso ultimamente in un film che si chiama Jungle, che è uscito in America al cinema e qua non è uscito, uscirà su Sky. Io lui poi senza occhiali non l'ho mai visto. Qua faceva senza gli occhiali tondi. In questo film, alla fine, è una storia vera, alla fine è così, si è perso in mezzo alla giungla. Come lo giudichi lui come attore? Perché tu l'hai visto veramente crescere da ragazzino. Beh, lui visto... adesso è bravo. Diciamo che all'inizio era un po' inesperto. Era piccolo. E poi comunque si è migliorato, è stato bravo, ha fatto tantissimo teatro. Ha fatto tantissimo teatro, ha cercato di distaccarsi. È bravo, è molto espressivo, è figo. E credo che per lui uscire dal ruolo con gli occhialetti sia stato complicato. Per lui è stato più tosto che per me. Sì, veramente tosto. E però Emma Watson, come l'hai vista anche lei? Tu l'hai doppiata anche altre volte? Sì. Per ora l'ho doppiata solo io, quindi... Sì. Vediamo. Zitta. No, vabbè. Però insomma ci sarà anche un motivo. Può succedere se così, non dovesse andare. Si stanno dietro quei coltelli. Lei era brava però. Lei era già brava quando era piccola. Sì. Comunque spiccava, devo dire che era proprio secchiona. Già di suo. E poi piano piano, sai, poi dipende sempre dal ruolo che ti danno, perché poi comunque come per l'attore di Harry, che per lei è stato difficile staccarsi da quell'etichetta di Hermione, certo. Harry, insomma non è proprio semplice, quindi lei è passata su, ha fatto diversi ruoli. Ma adesso si stava parlando di un reboot con i figli di Harry Potter, qualche cosa del genere? No. O mi sono arrivate delle voci strane? Adesso c'è l'altra saga, no? La saga. Quale? Perché? L'altra saga che è Animale... animali fantastici. Sì. E saranno penso 5. Quello su Silente, no? Il secondo su Silente, che ho visto il trailer giusto ieri, che è uscito, pazzesco, fantastico. E poi alla fine c'è quella canzoncina che è sempre curiosità. Bello, sì, il primo mi è piaciuto da morire, ma proprio tanto. Vediamo questo secondo come vedranno. Ma sicuramente. Sentite, c'è Marco che dice una cosa bella su WhatsApp, dice: la maniera giusta per chiudere una giornata insieme a voi, veramente ci fa un bel complimento. Grazie. Ci sta guardando col computer, qua dal computer. E questo è il controselfie BR, come lo chiamo io. Vi ricordate quando ai BR mettevano il giornale? Era quello. Sì, lo dico scherzosamente. Parliamo di BR, che domani c'è l'anniversario, il 40° anniversario di Moro. Ricordo che mia madre venne a prendermi a scuola, ci portò via da scuola a me e a mio fratello quel giorno, dicendo: oggi scoppia la guerra in Italia. Si è rischiato il colpo di stato. Ci ha portati via di scuola quella volta. Grazie per il contro selfie, vediamo se riusciamo, quanto ci abbiamo, 1:30, voglio mandare contro selfie, questa la tengo, li mettiamo un po' più tardi. Dovremmo trovarla quella di... Allora, questa è per Alessio Puccio, ovviamente, sono un serpe verde. Beh, sì, credo che abbia...
abbiamo una bella collezione, insomma, guardate sì, che guarda figata. Là dietro. Guarda che c'ha là dietro, c'ha veramente di tutto. Wow. Sì, sì. Voi collezionate cose di Harry Potter oltre ai beh, film ovviamente, DVD, Blu-ray, ma quello io, che io ho la bacchetta magica, il boccino d'oro. Ma ve l'hanno regalato? Io so il giro tecnico. No, ho preso a New York. No, a me me l'hanno regalato. Ah, vedi. Sì, mi hanno regalato quello in miniatura. Allora, domanda per Alessio. Al Cartoomix, 40 secondi. Carlo Cavazzoni ha mostrato il primo trailer di ridoppiaggio di Akira. Ah, mi è sì. sembrato che fossi tu a doppiare Kaneda. E per Letizia, sì. invece, un'altra domanda. Com'è stato doppiare Emma nella Bella e la Bestia? Era vero? Allora, Akira, sì, ho fatto il provino. È un cult degli anni 90. È stato sì, il primo sì, anime. Sì, sì, sì. E ho fatto il provino, che era un mese fa, e l'ho vinto. Sì, l'ho finito di doppiare l'altra settimana. Sì, mi hanno detto che era proprio, cioè, la base di tutti gli anime che sono venuti dopo. Come no, credo, sì, sì, è stato no? il punto di rottura. Prima di Kenshiro. È stato il punto di rottura. Di Kenny Corriero? No, credo di no, Kenshiro era 86. E Akira era 88, mi sa dopo, non anni 90. Perché però, poi veramente il primo punto di rottura che ha fatto delle cose strane era Kenshiro. Io quando l'ho doppiato, lo dico senza vergogna, mi dissi, ma chi lo guarda sto cartone animato? Io venivo da Lady Oscar, venivo da altre cose. L'hanno visto generazioni su generazioni. Sì, tutti su l'hanno generazioni. Visto. Torniamo in diretta. Champagne Supernova Oasis, terzo pezzo portato da Alessio Puccio a dopo cena con lui e Letizia Ciampa. Oggi è il 15 marzo 2018 e a questo punto è il momento di concentrarci sul contest. Allora, è molto semplice come partecipare e come vincere a questo contest. Potete ascoltare adesso la lettura che faranno Alessio, ce l'ho qua davanti, la lettura che faranno Alessio e Letizia in maniera abbastanza neutra, non robotica, ma abbastanza neutra, di due doppiaggi. Hanno portato delle clip, io le ho tirate giù e le ho trascritte. Peraltro vedo della carta riciclata che sì, non sì. mi è nota. No, vabbè, questi sono copioni di doppiaggio, anche perché noi il copione di doppiaggio si stampa su una sola facciata e quindi perché uno spreco enorme. A me mi piace che gli alberi del Brasile non siano tutti completamente deforestati, perché non è bello. E allora, ora loro leggeranno in maniera neutra prima Alessio e poi Letizia questa clip, e dal momento in cui loro inizieranno a leggere io mi vado a posizionare adesso sull'ultimo messaggio che è arrivato adesso, che è questo qui, ok, con questa foto. Eccola qua, eccola. Chi l'ha mandata? Flavio pure c'era, sì. No, guarda, la voglio vedere. Madonna mia. Guarda Flavio. Madonna mia, ragazzi, che bella foto, scusate. Guarda che faccia da io, con Gianni Musi, con Gianni figata. Che ci abbraccia tutti, sì. Descrivetemi e raccontate da sinistra chi sono, dite i nomi. Flavio Aquilone, Draco Malfoy, Erika Necci, Ginny Weasley, Letizia Ciampa e il grandissimo Gianni Musi, Silente, Alessio Puccio e Giulio Renzi Ricci, Ron. Evviva, bellissima foto. Sul terrazzo della Recoil. Sulla terrazzo questo era un terrazzo spettacolare, ragazzi. È veramente bello. La Recording è uno stabilimento che non esiste più. Al centro di Roma, proprio a Santa Maria Maggiore là dietro. È quella là dietro, è Santa Maria Maggiore. C'era questo terrazzo sterminato, infinito. Sì. Veramente, ci abbiamo mangiato, ci abbiamo dormito, giocato, di tutto, veramente. Questa è una foto storica in diretta. E solo su Facebook, se lo volete vedere, siete in radio, andate su Facebook e la potete vedere a dopo cena con su Radio Cigliano. Torniamo al contest. Io mi sono posizionato questo pure non lo chiudo, non ne chiuderò più nessuno stasera. Veramente. Allora, mi sono posizionato sull'ultimo messaggio. Adesso io metto una basetta atta a per far leggere. Comincia Alessio, 3287948796. Mi raccomando, visto che ci sono due clip, scrivete. Ci perdete un po' di tempo, però è giusto che sia così. Il titolo del film o telefilm da cui è tratta, il nome Alessio o Letizia e il vostro nome, perché altrimenti no, se non ce l'ho, perché su WhatsApp non appaiono i numeri, ci sono certo, i numeri, sì. Non posso vedere chi lo ha scritto. Il primo a iniziare questa sera a dopo cena con è Alessio Puccio. Aspetta. Vedo sempre mio fratello, dovunque. Sai, un Natale capitò che riunimmo la famiglia. Di solito, io e mio fratello litigavamo sempre da bambini. Ma quel Natale non litigammo. Restammo a parlare mentre ci scolavamo una bottiglia di whisky. Per tutta la notte abbiamo riso.
è stata l'unica notte in cui ci siamo sentiti davvero fratelli. E questa è la clip di Alessio Puccio. 328-7948-796. E adesso ti faccio ripartire la base, perché hai diritto pure tu la base pulita. Questa è la clip di Letizia Ciampa. Ho fatto bene a mollarlo. Sono andata via e mi sentivo così piccola. E mi sono chiesta, perché io e tutti quelli a cui voglio bene finiamo per scegliere persone che ci trattano male? Io non posso essere felice. È molto dolce da parte tua, ma non puoi mettere la tua vita... Ma non puoi mettere la vita di tutti gli altri davanti alla tua e pensare che quello sia amore. Io non voglio essere la cotta di nessuno, io voglio che alle persone piaccia la vera me. Letizia Ciampa su Radio Cigliano. Stanno arrivando le WhatsApp, noi lasciamo decantare un po' per darvi la possibilità, anche perché su vedi, su Facebook sono in ritardo, quindi sì, ci stanno guardando con un po' di ritardo, e mi raccomando, votate, avrete l'omaggio della serata, che è quello sentito col cuore, che vi mandiamo una bella foto di Alessio e di Letizia autografate al vincitore. Letizia, terzo pezzo, così diamo tocca il me, tempo tocca me. Sì, diamo il tempo di... Vabbè, dai, facciamo una cosa divertente. Vabbè, metti il 3. La 3, beh sì, questa è una cosa divertente. E questa tu adesso, ma devi spiegare perché perché allora, veramente te la spiego. Sì. Questa mi ricorda un sacco la mia infanzia, insomma i viaggi che facevo con i miei genitori, mia sorella, perché appunto io ho la passione di girare insomma l'Italia o altri posti con la macchina, mi piace proprio perché sono cresciuta così, insomma le vacanze a casa nostra si facevano in questo modo, e quando entravamo in macchina mio padre guidava e partiva senza base, senza niente, con sta canzone, e da lì c'era cappella. un coro a cappella e si faceva di tutto e di più, quindi insomma questo è un pezzo che mi il pezzo della tua infanzia. Sì, divertente. Bellissimo, ce l'ascoltiamo. Un pezzo particolare. Quando l'ho letto nel WhatsApp dove mi ha mandato i pezzi, ho detto: ah, però! E pensa, ce l'avevo nella libreria, non l'ho manco dovuta riprendere, perché ce l'avevo nella mia libreria. Perché in effetti è un pezzo, secondo me, straordinario. Chi è a Roma la capisce un po' meglio, però questa ormai è italiana. Non è, certo. La conoscono veramente tutti quanti. Parliamo di un pezzo del 1974. Lui è scomparso da poco e ci mancherà, si chiama Lando Fiorini, e questa è La Società dei Magnaccioni. Fateci largo. Che bella, perché uno poi ce l'ha i ricordi. Quante volte parte una canzone e vi scatta il ricordo immediato ricordo di quella canzone? Non solo il ricordo, la memoria, ma pure l'olfatto, l'odore, no? ti ricordi un sacco di cose. Quella luce particolare, capito? La macchina con la pompa, il rumore, sai, sì. La cosa degli odori mi capita spesso, no. A me dell'odore, sì, proprio sì, pazzesco, è pazzesco, è, e la musica è un bel veicolo, secondo me, perché aiuta a portarci in quella. Questi sono tutti quelli che sono arrivati, intanto stanno ancora arrivando altri, e come Letizia doppia messa P? No, non svelare, perché poi vediamo, perché c'è chi ha indovinato e c'è chi non ha indovinato. Andiamo a curiosare soltanto un attimo se qualcuno per esempio ha indovinato qualche cosa, capito? Vediamo un po', aspetta, andiamo a leggere qui. No, non tutti hanno indovinato, perché siete stati un po' non precisissimi. Tutti quanti probabilmente si aspettavano qualcosa che non siamo, diciamo, stati e invece neutrali. Siete andati neutrali, siete andati. Allora, 328-7948-796, mi raccomando, scrivete. Devo dire, avete fatto, sono tutti quanti molto precisi, e adesso poi andremo a scartabellare e a vedere chi di voi ha vinto. Allora, cosa ci abbiamo un minuto, che cosa avreste fatto voi se il doppiaggio non fosse entrato nella vostra vita alla tenera età in cui a vostra tenera età in cui è entrato? Quindi dopo, dici? No, dopo la scuola. Voi, il doppiaggio non esisteva. Non c'era il doppiaggio. Che cosa, dove sarebbe andata la vostra vita? Io tu lo sai. Agricoltura. Vabbè, non sto scherzando. No, ma c'è il pollice verde. Le braccia all'agricoltura. No, io l'amore per la natura, la bellezza di lavorare all'aria aperta. È vero che l'orto vuole l'uomo morto, come si dice, no? Bello, sì, con la schiena stanco. Rotta. Sì, ovviamente lavorare in agricoltura, aprirmi un'azienda che potesse essere un'azienda vinicola, un'azienda qualsiasi tipo, sì, aprire un'azienda,
stare a contatto con la natura, lavorare la natura. 20 secondi. Io, ma forse organizzatrice di eventi. Ah, questo. Di relazioni, sì. Una cosa però di questo studiata tipo. Proprio, fatta bene. Fatta apposta, fatta bene col cervello, con lo studio dietro. Sì. È carina. Carine queste risposte. Sempre in diretta su Radio Cigliano, sempre a dopo cena con Alessio Puccio e Letizia Ciampa. Torniamo in diretta. Questo ci vuole, ci sta tutto. Lando Fiorini, la società dei Magnaccioni, terzo pezzo di Letizia Ciampa, portato alla vostra attenzione per conoscere. Sono un po' marzullesco, per conoscerli detto, meglio, mi servirebbero dei capelli un po' più ricci. Gli occhiali ce l'hai? Sì, gli occhiali ce l'ho, anche forse l'età. No, dai, sei più giovane. Mica tanto, mica lo tanto. Sai che lui, questo è un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente adesso. Quando eravamo piccoli a Veronica d'estate, appunto dai nonni così, ci addormentavamo con lui sottovoce. Bel sonnifero, Ce lo guardavamo, ci piaceva a tutte e due, ce lo guardavamo, ci addormentavamo così. Secchi, sottovoce. Senti un po', serie televisiva della vostra infanzia? Sia cartoni che telefilm, che cosa, qual è stata, non doppiata, vista in televisione, qual è stata che vi stuzzicava di più? Oddio, vabbè, è la mia adolescenza, lo so, qua stendiamo un velo pietoso, però insomma, Dawson Creek. Certo, come no, stavo pensando a Beverly Hills, invece Dawson Creek era dopo, era un po' dopo. Dawson Creek, sì, Dawson Creek, vabbè, cartoni animati, ovviamente, il periodo di Bim Bum Bam, Denver, i DuckTales, Renzi la strega, tutto il periodo di TRE, no? Posta di Sonia. Ragazzi, sì. l'altro giorno hanno pubblicato una fotografia su Facebook. Si è aperta una tabaccheria. E quanti anni l'ha fatto? 20 anni, credo. Sì. Quando erano piccole le mie ragazze se la ricordano Sonia. Io mandavo le letterine, gli le scrivevo, ma non l'ha mai letta. Come si chiamava il robot di Sonia? Birillo, però è arrivato dopo. Grande, Birillo è arrivato dopo. Infatti, quando è arrivato Birillo, io non lo guardavo più. Basta, lui che gli portava le letterine. Però dai, la serie nostra per eccellenza è Dawson Creek. Ma certo, noi ci riunivamo nelle case degli amici per vederla. Era veramente l'appuntamento. Veramente l'appuntamento. Barbara Castracane ci dice quanto siete belli e bravi. Amore. Vi dice allora. Amanda Seyfried in Cappuccetto Rosso Sangue, Lily James in Cenerentola, Isabelle Furman in Nell Horror Thriller Orphan, che interpretazione grandissima. Blooming Wings Club naturalmente, ci ricordano loro, sapete che se avete bisogno di una biografia basta che mettete un post su Facebook e avete tutte le risposte. Che ne pensi di Pretty Little Liar, Letizia? Che ne penso? Penso che abbiamo fatto tipo che 8 anni, insomma non mi ricordo quante stagioni abbiamo fatto, un sacco, però ecco, con le mie colleghe tutte le volte ci chiedevamo ma chi è A? Perché Pretty Little Liars c'ha questa entità, no, che si firma sempre A, che deve rompere sempre. Poi si è scoperto alla fine chi era? Sì. E sono rimasta anche un po' delusa. Sì, non è finita bene. Potevano trovare una soluzione migliore. Tutta questa aspettativa. Invece per te, Alessio, ti dicono come siete trovati a doppiare Steven McQueen in The Vampire Diaries e in Chicago Fire? In realtà è stato un po' difficile all'inizio perché lui comunque è grosso, cioè proprio grosso, è enorme, e pure vocalmente, insomma, è stata tosta. Ci sei dovuto andare appresso parecchio, insomma. C'è stato queste cose, è stato un lavoro dietro. Vampire Diaries lo facevo, sì, e l'ho iniziato a fare là, sì, con Rossella, e poi sì, Chicago Fire invece successivamente con Anna. È stata tosta, devo essere sincero, è stata tosta perché spesso non mi ci ritrovavo, nel senso che sentivo che la mia voce era più piccola rispetto alla sua, però lavorando. Quindi una bella fatica. Quindi una bella fatica. Mi facevo. È uno di quelli per cui mi sono fatto gli autocomplimenti alla fine su Chicago Fire. Finalmente. È venuta bene. Senti, poi andiamo a leggere chi ha vinto il contest. Il doppiaggio più difficile e il doppiaggio più bello che avete fatto.
Quello che avete detto proprio, Madonna, mi sto ammazzando, è difficilissimo questo. Magari coincidono anche, può essere. Ci pensate e andiamo a vedere il contest? Sì. Ci pensate e andiamo a vedere il contest. Allora, io torno indietro perché voglio essere preciso. Questa era la prima. Qui dicono La Bella e la Bestia. No, Letizia, no, non è questa, mi dispiace. No, mi dispiace. E poi dicono Bling Ring. No, questo Sofia pure mi sa, no, non era questo qui, purtroppo. Vediamo un po' qua, La Bella e la Bestia ancora. No, non era questo qui. Andiamo a vedere oltre, perché qualcuno invece ha indovinato. Twilight, dice l'alieno intelligente. No, non è Twilight neanche. Tanti hanno indovinato. Ci sono anche i selfie di giornata in mezzo. Maze Runner per Alessio, no? Non hanno indovinato neanche qua, porca miseria. Andiamo a vedere. No, Expecto Patronum. Sapete che io adesso vi do una possibilità, perché in questo momento la tua clip, che era veramente difficile, sono stato stronzo, adesso era veramente difficile. Allora facciamo una cosa al contrario, perché la clip di Alessio ancora non l'aveva indovinata nessuno. È stata tosta questa, veramente vedo molti punti interrogativi, molte luminose con punti interrogativi fuori tutte. Io faccio una cosa che di solito faccio dopo, faccio il contrario, cioè mando adesso la clip di Alessio intanto che prepariamo anche la come si dice, la clip di Letizia, ma mando la clip vera di Alessio, quella del doppiaggio che dovete indovinare, quindi aguzzate le orecchie. Ehi, Jay pensa di sapere come trovare la pietra. Stai bene? Non lo so. Vedo sempre mio fratello. Dovunque, qui, nel Cortex. Cisco, questo è il tuo primo Natale senza Dante. Forse la mente ti gioca degli scherzi. Sì. Probabile. Sai, un Natale, capito, che riunimmo la famiglia. Di solito Dante e io, litigavamo sempre da bambini, ma quel Natale non litigammo. Restammo a parlare mentre ci scolavamo una bottiglia di whisky. Per tutta la notte abbiamo riso e è stata l'unica notte in cui ci siamo sentiti davvero fratelli. Allora, è bastato mandare in onda un brandello, veramente. Ricordatevi che sono sempre con 30 secondi di ritardo loro, quindi veramente, come è partito, no, ma è stato indovinato, adesso veramente c'è una pletora di messaggi. Allora, però, andiamo con ordine e andiamo a prendere, perché siamo anche cavalieri, chi ha indovinato la clip di Letizia. Allora, la prima persona che ha indovinato la clip di Letizia è questa qui, ed è Giuliana, che ha indovinato che è una clip tratta da Noi siamo infinito. Brava, che bel Giuliana. Film pure quello. Bellissimo. Tra l'altro ho letto un sacco di critiche, me lo sono visto, perché poi mi ha appassionato e quindi me lo sono visto un po' mentre tiravo giù la clip. Stupendo. Era veramente bello. Giuliana, bravissima! Brava. L'hai indovinato, devo dire il tuo era più semplice, quello di Alessio ci è andato pesante, è stato un po' cattivo, però come ho mandato la clip l'hanno indovinato immediatamente. Allora, io devo prepararti adesso, speriamo che ci riesco, perché ripeto, la tecnologia è bellissima, è una gran figata, però poi non è detto. Posso prendere la penna? Sì, la puoi prendere, la devi magica. Prendere. Io adesso voglio. Ah, ma ci sono riuscito al primo colpo, che questo è un miracolo. Allora, io adesso prendo la tua fotografia. Prendo la tua. La tua fotografia. Eccola qua, guardate. Ecco qua. Io ve la faccio vedere a video, perché aspetta che dobbiamo prima fare così e così, in maniera che tu possa scegliere anche il colore per mandarla. Questa è la fotografia di Letizia Ciampa per Giuliana. Ah, quindi proprio ci puoi scrivere. Aspetta, guarda, proviamo a fare una cosa. Oh, così c'è anche più spazio per scrivere, sai dove scriverla. E intanto, perché la prova provata io la voglio assolutamente per tutti, ci ascoltiamo mentre Letizia firma. Vai pure tranquilla, per Giuliana la clip di Letizia Ciampa tratta Emma Watson, ovviamente, tratta da Noi siamo infinito.
Ho pranzato con Craig oggi. Sì? Ha detto che gli dispiaceva e che ho fatto bene a mollarlo. Sono andata via e mi sentivo così piccola. E mi sono chiesta perché io e tutti quelli a cui voglio bene finiamo per scegliere persone che ci trattano male. Accettiamo l'amore che pensiamo di meritare. Allora perché non mi hai mai chiesto di uscire? Io non pensavo che tu lo volessi. Ma tu che volevi? Volevo solo che tu fossi felice. Non lo capisci, Charlie. Io non posso essere felice. È molto dolce da parte tua, ma non puoi mettere la vita di tutti gli altri davanti alla tua e pensare che quello sia amore. Io non voglio essere la cotta di nessuno. Io voglio che alle persone piaccia la vera me. E questa era Letizia Ciampa nella clip tratta da Noi siamo infinito. Grandissimi. Adesso io ti preparo anche la tua fotografia, Ale. Andiamo a vedere però chi è stato, perché ancora non lo sappiamo. Io ho fatto un po' di casino, ma vi giuro su quanto ho di più caro che ve la manderò. Vedi, si deve fare così e così. Ok. Fantastica, allora me la sono mandata e adesso poi la riuscirò a mandare. Nel frattempo però preparo anche la foto di Alessio, eccola qui, è pronta. E adesso andiamo a vedere chi è che ha vinto. Dobbiamo salire un po' di messaggi, perché i primi messaggi erano quelli un po' che non erano esatti. Eccolo qua. Allora, c'è qualcuno che ha detto Harry Potter è la pietra filosofale? No, non era proprio questo. Però veramente c'è un... tutti, l'hanno beccati, sì. Veramente tutti quanti. Ma andiamo al primo. Il primo è lui, è Ignazio, che ha indovinato grande. Che è una clip tratta Ignazio. Da Flash. Questa era un po' complicata, anche perché nella trascrizione ti avevo tolto tutti i riferimenti. Sì, diciamo, è vero. Avevo tolto anche se tutti all'inizio... quanti... All'inizio... pure la musica, che era Caitlin lo dice. Sì. Allora, questa è la foto di, abbiamo detto per Ignazio, questa è la foto di Alessio Puccio. Io ti passo, puoi scegliere il colore anche tu, firmala tranquillamente. Io vi ricordo che vi mando questi controselfie, queste fotografie, chi ha vinto il contest, ve le mando dopo la trasmissione, perché non ci riesco. Un bel verde ha scelto Alessio Puccio per firmare la foto ad Ignazio, che non è la prima volta che vince. Ignazio è bello spalesto, sì, è bello spalesto col messaggio. Grandissimi. E questa è la nostra maniera di omaggiare due grandi come Alessio e Letizia, che sono qui con noi stasera, che non solo hanno fatto la storia del cinema, perché l'avete fatta, continuate a farlo, ma veramente ragazzi avete fatto la storia del cinema. E poi questo campa è bello cavallo. E questo è bello, ha voglia a camminare, ha voglia a pedalare ancora. Grazie. Allora, questa è la foto, la vedete, per Ignazio, e ve la manderò ovviamente alla fine della puntata. E vi ricordo anche che vi manderò il selfie di giornata che ci spareremo insieme tra poco, nel prossimo brano lo faremo. Vi invito a mettere muto il vostro telefonino dopo togliere la suoneria del vostro telefonino, perché magari il messaggio arriva a mezzanotte e mezza, a luna, che ne so, e non è bello, non vi voglio svegliare. Quindi mettete muto il telefonino, poi lo riaccendete domani. 23 spaccate in questo momento in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Alessio Puccio e Letizia Ciampa. Vi ricordo ancora, vi prendo un minuto di tempo, ma proprio un minuto, vi faccio vedere la pagina YouTube, quanti nuovi iscritti ci stanno. Vediamo il canale YouTube, no, non ce l'ho aggiornata e non posso aggiornarla, ma credo... Aspetta, perché... Lo vuoi vedere tu? Sì, perché quanti stavamo sono? Prima, abbiamo superato i 1000. Vedi, abbiamo superato i 1000, ma vi voglio ancora invitare a iscrivervi, perché più siamo e più ci divertiamo. E qui trovate tutti i video, anche questo qui che state guardando, lo trovate dopo la diretta, datemi un paio d'ore, in perpetuo sulla pagina YouTube, sul canale.
Porca miseria, YouTube di Radio Cigliano. Questa è la pagina Facebook, mettete un like così sarete sempre informati di tutte le attività della radio e avrete anche la possibilità di sapere quando ci sono i video in diretta. Questa è la pagina www.radio.cigliano.org e andatela a consultare, ci sono i QR code in italiano per li inquadrate col vostro telefonino, andate subito sulla pagina di Apple Store o di Google Play per scaricare l'app Radio Cigliano, quella per la radio. Pagina di Alessio Puccio. 1009 siamo arrivati comunque, 1009. Grandi, ci riattiva tutto YouTube con una procedura complicatissima, ma ci dovrebbe riattivare tutto quanto. Pagina professionale di gestita da Davide Pigliacelli di Alessio Puccio e pagina professionale di Letizia Ciampa, dove potete chiedere l'amicizia e sarete informati di tutto quello che succede. E quindi a questo punto direi che tocca a Letizia col prossimo brano. Vero? Tocca a te? No, tocca a Alessio. Allora attenzione, settimo brano. Dopo il settimo brano torneremo in diretta e ci sarà il questionario di Proust. Avrete la possibilità di conoscere approfonditamente con 15 domande specifiche poi il carattere e le caratteristiche di Alessio e Letizia. Quindi restate con noi. Ale, quale carico? E la numero 2. La numero 2. Questo è anche un pezzo recentissimo. Questo è un pezzo recente, però diciamo che lui mi accompagna pure lui, una delle mie colonne, insomma, di vita, perché dai 14 anni, da quando era ancora legato alla famosa band, fino adesso, e peraltro andremo a vedere il concerto adesso a luglio e a giugno, e insomma è pure lui, sono abbastanza legato a questa canzone è una dedica, insomma, un po' che racconta, l'ho dedicata tante alla mia compagna, però questa forse racconta un po' di voi, sì, di noi, di lei, nel senso, sì, le storie, insomma, che non sono tutte, no, e rose e fiori, certo, quindi è questa mi piace, come, ti piace come dedica. E allora quarto pezzo di Alessio Puccio oggi a Dopo Cena con, si sono fatte le 23.02, siete ancora in compagnia di Alessio Puccio e Letizia Ciampa su Radio Cigliano. Cesare Cremonini, pezzo del 2017 dedicato a te e alla tua compagna, questa è Poetica su Radio Cigliano. Anche quando... Beh, diciamo che Cesare è proprio, vabbè, dai tempi dei Luna Pop, è pure lui, insomma. Un altro. Penso pure per te, no? La nostra. Sì, molti mi prendevano in giro ad ascolti Cremonini, invece ha scritto tantissimo. Però la Vespa Special ha fatto, ma non è già quella, insomma, già da lì sono partiti tosti. Avrei potuto portare tante canzoni. Lui ha fatto proprio la svolta completa. Avrei potuto portare tante canzoni sue. E ne ha scritte tante. È un poeta, è. Poi puoi dirmi quello che vuoi, forse è smielato troppo, però come scrive, scrive bene. Allora, sentite, qual era la domanda che vi ho fatto prima che non avete risposto? Il doppiaggio che vi è stato più faticoso e il doppiaggio... Poi abbiamo fatto altre cose, ci avete avuto tempo per pensare. E il doppiaggio che vi ha dato più soddisfazione, invece? Allora, il più difficile per me, a parte Harry, che... Era naturalmente difficile. Forse è stato... lo sai che è tosta, sono indeciso tra intelligenza artificiale, che è stato parecchio tosto. Beh, certo, che bel film quello, che bello. E, sì, forse quello, perché insomma era, è stato tosto, nel senso che comunque la storia è triste, è di una tristezza infinita, e invece mi trovavo negli anni in cui la tristezza non sapevo neanche che fosse, certo. 14 anni, quindi come entrarci, dovevi entrarci veramente con la recitazione, dovevi entrarci col cuore, per forza. Quello sicuramente. E quello che ti ha dato più soddisfazioni? Beh, Harry. Come potresti abbandonarlo? Metterlo sotto a qualcun altro? Ci sono stati tanti altri, per carità, però non posso assolutamente... Letizia, per te? Ma per me è difficile, in realtà io penso che poi ogni prodotto, ogni film o serie, quello che facciamo, insomma, a tratti potrebbe avere delle scene un po' particolari, certo, no? Certo. Io mi ricordo quella su Harry Potter, che mi sembra che era la prima parte dell'ultimo film, quando Hermione viene torturata, c'era questa scena di urla, insomma è stata una cosa straziante che dovevamo assolutamente fare,
perché si doveva fare, non si poteva lasciare originale. E mi ricordo, o forse era l'ultimo film, mi sembra, perché mi ricordo proprio che ci ho avuto una scarica d'adrenalina. Ho visto la scena, l'ho sentita, mi sono presa i tempi delle urla strazianti che continuavano per un bel po', e faccio la scena, la incido, vengono perfetti, ho mollato la cuffia, ho cominciato a piangere, cioè ho avuto proprio uno scarico d'adrenalina pazzesco, Francesco è entrato in sala. Ma quindi, insomma, è stato un bisogno di un attimo di pausa dopo delle scene di questo tipo, o puoi andare, vabbè, passiamo all'anello successivo? Dipende, in realtà se ci sono alcuni attori se sei una macchina, sì. No, per voi. No, io mi sono dovuta fermare. Te sei dovuta fermare? Sì, pure ci sono delle scene. Pure a me capita, non di questo, però mi è capitato di piangere e fermare tutto, sì. Perché poi il cuore ce lo mettiamo. Ma noi sì, per forza. E se no non vengono. Non viene, viene fuori. Ti devi lasciare trasportare totalmente. Non percepisci, no? Quindi se arriva vuol dire che qualcosa hai fatto, l'hai provata pure te. Ricordiamo sempre che il miglior doppiaggio è quello che non si vede, che non si capisce che è doppiato, il film, che sembra che parlano loro, veramente. Torniamo in diretta. Cesare Cremonini, Poetica, in diretta su Radio Cigliano, 23.06, siete all'ascolto di Dopo Cena con Alessio Puccio e Letizia Ciampa. Dunque, come siete messi gastronomicamente voi? Nel senso, cosa vi piace? Che ne so, vi piacciono... Intanto, siete cucinatori, siete cuochi, vi piace cucinare? Me. No, io assaggio. Quello va bene. No, cosa vi piace di mangiare? Il momento ludico? È semplicemente una rottura delle palle perché ti metti a tavola? Oppure la condivisione, con gli amici? La famiglia. Sì, cioè proprio il momento che ti metti a tavola. Insomma, sai, all'estero invece fanno proprio, non mettono nemmeno la tovaglietta. Sì, no? Infatti sono spartani. Cioè, credo che tutte e due siamo così, insomma, proprio tradizionalisti. Quindi Natale tradizionalista. Natale per forza, l'albero di Natale va fatto non l'8 dicembre, ma 3 mesi prima. Si prepara, no? E si smulta pure 3 mesi dopo? Esatto. È una presenza a casa tutto il tempo. Sì, sì. Ale, dolce o salato? Salato. Salato. Mi piacciono i dolci. Salato. E primi o secondi, Ale? Secondi. Leti? Primi tutta la vita. Beh, questo è per conoscerci un po' anche gastronomicamente, ma adesso li conosciamo meglio, Alessio Puccio. Forse tra l'altro dovrei fare il contrario, Ciampa, perché i secondi magari mi aiutano, i primi sono carboidrati. Però raga, io ho sempre detto, io dico sempre, bello, belli paesi esteri, che fico, sì, tutte quante ste cose, ma senza una carbonara, ma come se campa? Diciamo che noi siamo molto, no? Dai, ti manca il paese tuo. Oggi dicevo con Anna Cesareni, che ha girato tanto, gira come una pazza, e le piacciono tante cucine, le ha mangiate, le piace il giapponese, tante cose, però dice, raga, ma come in Italia, nessuna parte, veramente, sì, non è più forse un luogo comune, è diventato anche, però insomma, sì, mica però tanto. Pasta scotta non è che te la puoi mangiare, no, insomma. Certo, infatti, no. Deve essere anche fatta un pomodoro bene. Deve sapere pomodoro, giusto? Sì. Signore e signori, è arrivato il momento del questionario di Proust. Marcel Proust aveva un'amica quando era adolescente che forse per entrare nelle sue grazie, chi lo sa, trovò un questionario sul libro inglese e per giocare glielo propose e scrisse le risposte che Marcel Proust diede adolescente, e lui lo piegò e lo mise via, ritrovò tutto 20 anni dopo. Prese solo le domande senza guardare le risposte e rispose di nuovo a queste domande, e si rese conto che passati 20 anni erano cambiate anche erano le risposte, cambiate, certo, perché l'esperienza ti porta a dire altre cose, quindi oggi con una piccola rivisitazione stile Radio Cigliano del questionario di Proust lo andiamo a proporre ad Alessio Puccio e Letizia Ciampa, botta e risposta su Radio Cigliano. Alessio Puccio, il tratto principale del tuo carattere? Irascibile. Letizia? Troppo buona. Letizia, il tuo principale difetto? Pretendo troppo. Alessio? Irascibile. Alessio, la qualità che vorresti avere? La calma. Letizia? Essere meno ingenua. Letizia, cosa... La cosa che ti piace di più fare al mondo? Ridere. Alessio? Stare con la mia famiglia. Alessio, cosa detesti più di tutto? L'ipocrisia e la falsità. Letizia? E gli arrivisti. Letizia,
la qualità che apprezzi in un uomo maschio? La sincerità. Alessio. In un uomo maschio? Sì. La lealtà. Alessio, la qualità che apprezzi in una donna? ma la sincerità. Letizia. Sì. La lealtà. Ci ha avuto tempo, però lo sapeva. Letizia, cosa ami di più nei tuoi amici? Che mi dicono sempre che c'ho ragione. Alessio. Il fatto che quando sto con loro stacco da tutto, mi fanno passare qualsiasi pensiero negativo. Ale, il tuo eroe nella vita reale? Mio nonno. Letizia. Mio padre. Letizia, il tuo motto? Potere alle donne. Alessio. Volere e potere. Ale, il tuo sogno di felicità? Ma io sono felice, adesso sono felice, la famiglia. Letizia. Adesso sono felice. Letizia, quale sarebbe per te la più grande disgrazia? Oddio. Cominciano a essere toste queste domande. Madonna, oh. Riflette, adesso torno a casa e chissà. Prendetevi la confusione, la sua amica del cazzo che gli ho fatto sto questionario. Rifletto, cazzo, ho sbagliato tutto nella vita. Dunque, quale sarebbe per te la più grande disgrazia? Probabilmente perdere quello che ho adesso. Beh, assolutamente, anch'io. Tutto, famiglia e tutto quanto. Alessio, come stai oggi? Bene, a parte la gamba. Letizia. Bene, sono mentalmente stabile e felice. La basetta se n'è andata perché non ho messo il loop, adesso lo rimetto sicuramente. Letizia, quel che vorresti essere? Lo sono diventato. Diventata, anzi. Diventata. Ale. Ci sto lavorando. Ale, come vorresti morire? Non vorrei accorgermene. Letizia. Come mio nonno nel sonno. Esatto. E questo è il questionario di Proust applicato. Non era così difficile. Beh, no, sì, però insomma, per conoscersi meglio, veramente marzullesco in una maniera pazzesca. Sì. Però per conoscere meglio Alessio Puccio e Letizia Ciampa. Quando si sono fatte le 23:13 siete sempre all'ascolto di Dopo Cena Con su Radio Cigliano. All'ascolto se siete su la app Radio Cigliano, che potete scaricarvi per iOS o Android dei vostri gestori di app preferiti. E in visione se siete su Facebook, pagina Radio Cigliano di Facebook, e anche la potrete vedere registrata ovviamente in differita, così come si dice nelle televisioni vere, sulla pagina YouTube Radio, sul canale YouTube, no dirò mai pagina YouTube Radio Cigliano. Tanti, c'è una domanda che dice: oltre a Harry Potter eccetera eccetera, ricordo il doppiaggio, dice Giuseppe, del grande poeta Bit Allen Ginsberg in Kill Your Darlings. Forse il più adulto, ostico e delicato. Com'è stata l'esperienza di doppiarlo? Te lo ricordi? Sempre con Francesco l'ho fatto poi quel film. Diciamo che Francesco Verano, fatti quasi tutti con lui, i vari Daniel Radcliffe. È stato tosto, sì, in effetti non ci avevo pensato a quel film. Ma adesso che mi ritorna in mente... Sì, è stato tosto perché poi non si capiva bene, pure c'era questo fatto della sua sessualità, che non si capiva se appunto era omosessuale oppure no, poi sì, è stato vero, non, difficile, complicato. Sì, è stato, ma come tutto il resto, sì, però è vero, è stato... complicato, sì. Dunque, mentre James dice Puccio, brother and sister, una garanzia di qualità, Sasha vi chiede se avete doppiato anche insieme a Flavio Aquilone al Leggio. Ma che
cosa? No, Harry Potter no. Probabilmente. No, non è mai capitato perché eravamo sempre separati. Noi tre, quindi sì. Comunque. Poi Flavio era cattivo, quindi stava con i cattivi. Verdi, esatto. Sì. Stava con i cattivi. Sì. Si incontravano più loro. La versione originale di Let Me Live fu incisa con Rod Stewart che cantava in duetto con Freddie Mercury. Pensa quanto siamo indietro con i pezzi. Il demo era dell'82 e quindi rimossero la parte di Stewart per l'album Made in Heaven pubblicato dopo la morte di Mercury. Che è l'ultimo album di l'ultimo, Freddie. Sì. Mi chiedono di mandare un saluto su bianco al gruppo Okuto no Ken Nucleo Purista. Mamma mia, ve lo faccio, ma vi ricordo sempre che la voce di Alessio Cigliano non è quella di... Però insomma, vediamo che riesco a fare. Un saluto a tutti gli amici del gruppo Okuto no Ken Nucleo Purista da Alessio Cigliano, che 30 anni fa era Ken il guerriero. Più o meno. Grande. Più o meno. Ermione, parlaci del giratempo. Ah, il giratempo. Il giratempo è un bellissimo oggetto che tra l'altro ho a casa nella sua teca. Il giratempo è quello che insomma è stato dato da Silente a Ermione per appunto tornare indietro nel tempo e evitare la morte di Fiero Becco. Tu ti ricordi? Non ti ricordi? Vabbè, no, insomma, è vero, non me... però tu c'hai una bella gadget. Memoria di queste cose. No, perché io mi faccio le maratone ogni tanto. Ah, quindi ogni tanto perché dove mi piace, vedi? Mi piace. Lo poi so. Bello, sì, quando risento bello. Insomma i primi film, sempre c'è cioè, Sanco Alessio, Giulio, ma tutti, Flavio, è Erica, una cosa pazzesca. Gabriele. Ma sì, perché poi veramente loro sono cresciuti, ma pure voi. Cioè, sì, pure voi. Adesso comunque sentiamo la differenza. Quindi, insomma, ragazzi, ricordiamo un'altra volta da dove tutto è partito, capito? È partito tutto da qua. Quindi, veramente, che gran figata. 3287948796 è il WhatsApp. E condividete sulla vostra pagina Facebook. Queste sono le foto che mi voglio tenere, ma io sono rimasto indietro con i WhatsApp. Allora, queste sono tutte foto. La più giovane fan di Radio Cigliano. Allora, Giorgia, Matteo e Anna da Padova ci fanno vedere che bello, la più bellissimo. Giovane fan di Radio Cigliano e anche tanti di auguri. Harry Potter, veramente grandi, grandissimi, grazie per il contro selfie, perché ci piace essere super social insieme a voi, veramente tantissimo. Vediamo di mandarne qualcun altro. Marco ci sta seguendo da Milano, eccolo qua Marco, devo rimpicciolirla un po' questa foto perché è sempre un po' grande, ma non è colpa tua ovviamente, col contro selfie BR ci sta seguendo, lo dimostra assolutamente, grazie sempre per la fedeltà a Radio Cigliano. E andiamo a vederne qualcun altro, possiamo molti indietro con i messaggi, io sinceramente non voglio. Oh, questo è Gabriele che c'ha una serie di tutto Game of Thrones, c'è veramente, il drago, sì, veramente c'ha grandi cose. Gabriele Depeche che si occupa delle sigle animate, delle sigle video della nostra radio, le ha fatta lui la sigla della trasmissione, mentre Lillo Carpino si occupa delle grafiche. Quindi Lillo lo conosciamo, la sua pagina foto doppiate è molto carina. Sì. Grazie Gabriele, grazie sempre, perché senza di voi Radio Cigliano non sarebbe così com'è, veramente. Un saluto da Roma da parte di Gabriele, eccolo qua, lo mandiamo subito, e anche lui si vede un po' spizzato così, ma ci sta guardando anche lui. Gabriele da Roma, grazie per il tuo contro selfie che dimostra. Oh, nel prossimo brano, ricordiamoci, dobbiamo fare la fotografia, altrimenti seguo per strada, perché è già successo, so che è già successo che mi dimentico, e quindi dobbiamo fare la nostra fotografia. Cofanetto di Last Exile, Letizia doppia la protagonista, con noi è a fuoco il cofanetto e sfocati sullo sfondo ci siete voi. Però non ho letto il nome, non ho letto chi ha mandato questo contro selfie. Grazie, perché ci piace vedere anche la vostra creatività, metterci in questa maniera mi piace molto, in maniera che si veda che siete fan veri. Antonio era qui. Beh, allora io questa wow. sono no, guardate che meraviglia. Allora, cappuccini. Questa è la dedica, sono cappuccini, scusate, allora, tra l'altro
vorrei capire. Ma nome. Questo è bellissimo. Mi chiamo Fabio Carletti. Vi scrivo. Tra l'altro, Fabio, ho visto la tua pagina Facebook, la tua pagina Instagram, dove fa queste cose. E non le fa con una macchina, le fa a mano. Ragazzi, c'è un video che lo fa. C'ha una specie di penna col cioccolato, certo. Che cos'è. E sul cappuccino fa queste robe. Allora, Fabio Carletti, da tra l'altro, adesso dirò che l'hai fatto tu perché l'ho messo sulla mia pagina Instagram. Questa è la dedica per Letizia. Fatemela aprire tutte e due. Questa è la dedica per Letizia. Questo è un personaggio di Alessio. Mentre invece questa è. Ne parlavamo prima. Fatemele rimpicciolire, perché poi la creatività, quando dici, sai, ci sono le macchine che fanno queste cose sui cappuccini, no? No, invece lui le fa a mano. Bravissimo. Lui, ed è veramente bravissimo e strepitoso. Allora cominciamo con questa. È leviosa, non leviosa. Guarda che bello. E poi abbiamo la dedica per Alessio, Junior Kyle, e la dedica per Letizia. Queste le fa a mano, signore e signori. Oh, bravo, perché bravissimo. Quando uno è un artista, noi siamo artisti, ma io riconosco l'arte anche negli arti, negli altri, è veramente grande, eccezionale. 23:20 in diretta su Radio Cigliano, ultimo pezzo, credo che siamo arrivati all'ultimo, no, al quarto pezzo di Letizia. Quale metto? Ne mancano due. Metti 4. La numero 4. Sì. Allora, spiegamela pure questa, perché allora, questa, a parte che insomma è su un film famosissimo degli anni Ottanta. Proprio che molto, molto tutti, famoso. Parte, ci siamo cresciuti veramente con quel film. A parte questa, mi aggancio al discorso che ha fatto Ale prima, lui ha fatto la dedica insomma ad Alessandra, e invece questa è stata dedicata a me dal mio compagno, e per lui insomma sono un angelo terrestre, che dobbiamo fare? Dobbiamo io me la tenerne prendo, conto. Me la porto a casa, ogni volta che la sente la canta, me la canta, me la dedica, quindi che bello. Meraviglioso. Allora, il film in questione è Ritorno al Futuro, e questi sono Marvin Berry e The Starlighters con Earth Angel, You Will Be Mine, Will You Be Mine, in diretta, quarto pezzo portato oggi da Letizia Ciampa su Radio Cigliano. Ah, come siete con le musiche, queste musiche qua alla grise, un po' agli anni 60, vi piacciono? Io quando vado a casa metto sempre su Sky, c'è il canale anni 60, 90, 50. Metto sempre anni 60, sempre. Quindi vi piace? Io sono più retro, io sono anni 20-30. Ancora? Anche, sì, insomma ci sono. Della radio, Lusignol, siamo a quei livelli là. Oppure sei più jazz? Sì, più jazz, più... sì, quel adesso non mi vengono in mente. Swing, che cos'è? Swing, Charleston, sì. Tutte quelle musiche là. Foxtrot, quella roba lì. Sì, e ho visto che stanno aprendo vari locali in giro per l'Italia, dove tu entri attraverso una parola d'ordine. Ma dai, che vuol dire entri con una parola d'ordine? C'è una parola d'ordine a settimana, e tu entri e dentro è tutto completamente anni 20, ma pure tu ti devi vestire anni 20. Ma che figata. È una cosa pazzesca. Una specie di cosplay e localizzato. Indietro, sì, ma torni indietro nel tempo, dove suonano live. Bellissimo. Jazz, Charleston. Bello. Cioè ti sembra di essere in un film di sì, degli tu anni entri 20. In un'altra epoca, completamente. Che figata, bellissimo. Senza ci niente, sei mai andato? No, mi piacerebbe andarci, però a Roma credo che non ci siano ancora. Ho visto che hanno aperto uno in Sicilia, mi pare, uno su in Lombardia. Un po' delle serate a tema. Pazzesco, bellissimo. Bello. Certo, vestirsi anni 20 è complicato. È tosta. Devi andare proprio dai costumisti. Sì, dal costumista, sì, assolutamente sì. Benissimo, allora, a me mi era venuta un'altra domanda che è una... Allora, andiamo un po' sullo specifico. Io la domanda ve la faccio adesso perché molti la chiedono. Intanto andiamo anche Twilight Saga, New Moon, Breaking Dawn... per Alessio, c'è Stefano che ci ascolta, ciao Stefano, c'è anche Edoardo e Francesca Rizzitiello, ciao Francesca. Ciao, allora, primo HP, scena di quando arrivano alla scuola, primo Harry Potter, scena di quando arrivano alla scuola. Letizia, ricordi i film di High School Musical dove doppi Vanessa Hudgens e dove la doppi anche nel film Il Cacciatore di Donne? Sì, l'ho doppiata su un altro paio di film, insomma. Allora, vi faccio la domanda così avete, perché è un po' spinosetta la domanda. Quando si parla di doppiaggio sì, doppiaggio no, ok? È meglio il sottotitolo, è meglio il doppiaggio. Secondo me è tutto molto semplice adesso, ma ci stanno delle persone che la buttano un po' anche sul polemico e dicono no, deve essere per forza sottotitolo, dobbiamo abolire il doppiaggio. Allora. Ho ancora 9 secondi di canzone, poi la ripetiamo in onda e la diciamo. Torniamo in diretta anche sulla radio. Questo era il primo?
Questo era il primo, dei Ritorno al Futuro, sì. Ma siccome c'erano degli avanti e indietro nei ritorni nel Ritorno al Futuro, fu anche messo nel secondo, quando facevano gli avanti e indietro. Super romantica. Come no, Marvin Berry and the Starlighters, Earth Angel, Will You Be Mine, tratto ovviamente dalla colonna sonora di Ritorno al Futuro, il pezzo, il quarto pezzo di Letizia Ciampa, portato oggi alla vostra attenzione attraverso i microfoni di Dopo Cena con... Ho fatto preparare una piccola domanda spinosa ai nostri amici e volevo sentire il loro parere. C'è la solita polemica doppiaggio sì, doppiaggio no. Fermo restando che oggi è tutto molto semplice, non è come 30 anni fa che non sapevi proprio dove andartene a vedere le versioni originali. Basta un tasto anche sulla Rai, anche su Mediaset come puoi vederti le tue versioni e ognuno ha il diritto di vederla come gli pare. Ma c'è chi contesta veramente il doppiaggio e dice che senza il doppiaggio si sarebbe imparato l'inglese, saremmo tutti poliglotti, che il doppiaggio snatura l'opera, che la rende finta, aggiungo e dico ma è già finta di suo, non stiamo solo aggiungendo una patina di finzione. Cioè, cominciamo a imparare l'italiano, poi forse ci ricordiamo un po' dell'inglese. Vero? Cioè, a me la cosa che mi fa ridere è il fatto che dicono di imparare l'inglese, cioè l'inglese lo studi a scuola, allora negli altri paesi l'inglese lo insegnano bene ogni giorno a scuola e lo impari, cioè qua non lo insegnano l'inglese, il mio figlio va a scuola, va dai suoi a scuola privata e glielo insegnano, ma a scuola pubblica non lo insegnano. È vero. Secondo, mi dico a Letizia, bisogna imparare prima l'italiano, perché qua non c'è... Cioè, non lo conoscono in tanti, no, vero? Ma in pochi lo conoscono l'italiano, sì. Purtroppo, quindi... Terza cosa, io smorzo la polemica sul doppiaggio sì, sul doppiaggio no, tirando fuori un classico, diciamo. Un esempio che faccio a tutti. Io mi rivolgo e parlo delle persone che non possono leggere i sottotitoli. Quindi parlo di persone non vedenti, parlo di persone anziane magari, certo. Posso aggiungere anche giovani, ma che non hanno voglia di leggere i sottotitoli? Cioè che non hanno, certo. Che non vogliono stare lì a vedere una cosa spensieratamente. Ma a parte, come è stata girata? A parte come hai detto te, puoi fare come te pare adesso, certo. Quindi che cosa che critichi polemica, certo. Così tanto. Ma poi allora, visto che si parla così cos'ha, allora perché non si pensa a quelle persone che hanno davvero bisogno, no? Certo. Perché noi svolgiamo una funzione pure sociale, tra virgolette, comunque. Forse è un po' troppo grossa questa cosa che sto dicendo, però... Ma insomma, mica tanto. Ne parlo spesso pure con Davide, appunto Davide Pigliacelli, che lui è un ragazzo non vedente, che ha perso la vista a 12 anni, e lui mi dice, fa parte dell'associazione ciechi italiani, e mi dice che per loro noi siamo l'unica tutto. Maniera per siamo poter tutto. Fruire, certo. Sì. E quindi ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole. Io non voglio imporre niente a nessuno. Anch'io certe volte mi guardo in inglese i film. Pure certo. Io sì, che vado contro il mio lavoro. Ma infatti non è una questione di polemica. No, non stai andando contro il tuo lavoro. Hai fatto una scelta. Io voglio sentire Robert De Niro come recita. Certo, no? È legittimo assolutamente. Non capisco questo no? Modo d'accanimento. Questa è l'Italia, la società italiana, che subito, no, invece di creare un discorso si accanisce su quella cosa, invece di parlarne in maniera serena. E anche perché credo che insomma in Italia è una cosa culturale il doppiaggio. Ma cioè, sì, fa parte proprio della cultura ormai, che a parte non essere un lavoro tirando. Di insomma, siamo artigiani anche stiamo a tirando l'acqua al nostro mulino, no? Sì. Assolutamente nessuno si pone la domanda che quello si chiama John e a Times Square e parla con un passante e non dice good morning ma dice buongiorno, nessuno se ne accorge, capito? Certo. È normale, certo. E noi abbiamo anche imparato ad amare il cinema e ad amare la televisione, certo. Perché la vedevamo doppiata, certo. Quando tutto questo non era forse una piccola polemica, ma in qualche poi, salotto ma un poi, po' ricercato. Queste sono tutte cazzate che dice gente che non sa nulla, perché se tu vai al di fuori dall'Italia, in tutta Europa doppiano. Esatto. In tutta Europa doppiano. Sì. Anche in paesi dove prima non doppiavano. In tutta Europa doppiano. Sì. Vai in Spagna e doppiano, vai in Polonia e doppiano. È vero, in Svezia non doppiano i film, ma i cartoni animati e le serie TV che vanno in onda le doppiano. Certo. E quindi... Boh, non lo so, poi ti ho detto, per me svolge principalmente, ecco, una funzione sociale. Persone che non sono in grado di
perché non sanno l'inglese o perché appunto non possono leggere per vari motivi, hanno bisogno di noi, se no si sentono la vocina sottotitolo 777 del televideo, sì, e viene spiegata da loro, insomma. C'è poco da dire. Certo. Assolutamente. Sottoscrivo. Allora, qui c'è Tommaso che ti ricorda al Lucca Comics 2017, si è fatto una foto con te e oggi ce la ripropone. Sì. Mentre invece qua mi sono già dimenticato chi c'era. Ah, c'è il solito controselfie un po' inquietante di Alessandro che si sovrappone a noi per dire che ci sta come se ci guardasse riflessi nel televisore, capito? Molto carino questo controselfie di Alessandro. Sempre 3287948796. C'è una domanda che è apparsa e mi è scomparsa perché veniva forse da WhatsApp. Avete un ricordo di Gianni Musi nel doppiaggio? Sì, di tantissimi. Tantissimi ricordi, vero? Beh, sì. Con lui avete doppiato al Leggio anche? No, mai. A me sì è capitato. A te sì. È capitato. E questa cosa che mi faceva tanto ridere, lui, che lui piaceva tanto parlare, sì, tantissimo. E quando arrivava al Leggio iniziava a raccontare gli aneddoti suoi di teatro, di doppiaggi. E c'era Francesco che lo ascoltavamo tutti e dopo un quarto d'ora faceva: Gianni, dobbiamo fare il turno. No, ma no, aspetta, adesso ti continuo. E ti giuro, stava mezz'ora a parlare. Poi erano cose bellissime, sì, degli aneddoti meravigliosi. Sì, dei racconti fantastici, no? Proprio. E quindi lui era a chiacchierare. E poi io me lo ricordo, con noi era tanto protettivo, era proprio nonno. Grandissimo nonno, Gianni, nonno. Grandissimo. Sì, io con lui Gianni. non ci sono mai stata all'Egio, però mi ricordo che io avevo il terzo turno, quindi quello che mi cominciava alle 4:30, e lui invece aveva quello dall'1:30 alle 4:30. E io, siccome non c'avevo il secondo turno, appunto, sono andata prima perché non l'avevo mai visto. Cioè non l'avevo mai visto recitare, non mi era mai capitato nella vita. E sono andata proprio apposta. Infatti Francesco mi ha guardato e mi ha detto: ma che stai a fare qua? E ho detto: no, ma io sto qui perché sapevo che c'era Gianni, non voglio. E sì, e ho assistito a tutto il turno. E comunque senti quella magia, al di là del fatto che stavamo facendo Harry Potter, però era un'altra cosa. C'era proprio lui, era proprio una recitazione, proprio lui, diversa, ma vera. Riempiva, no? Riempiva la sala. Noi ci proviamo comunque, credo, insomma, nelle nostre generazioni ci proviamo, perché noi ci proviamo a rifare quello che fanno loro, o perlomeno a essere veri. E essere veri non è così facile. E no, per lui era di una semplicità unica, sì, fare Silente in quel modo. È stato un insegnamento enorme. Qualcuno vi dice che vi ha mandato l'amicizia. Ovviamente abbiamo detto che l'amicizia su Facebook e sui loro profili privati preferiscono non darla, ma la danno tranquillamente sui loro profili pubblici, quindi lì potete potete tranquillamente mettervi. Emma dice: il doppiaggio è un mio sogno impossibile, ormai sono troppo vecchia, un quinto di secolo. Vi ammiro davvero tantissimo, il doppiaggio italiano è il migliore del mondo, il mio sogno è potervi incontrare. Grande, grande Emma. Allora, siete tutti e due doppiatori fantastici, chi non riesce a vedere la puntata e se la vedrà in differita su YouTube ci sta scrivendo. Melissa, Letizia, non ti avevo riconosciuta, è Melissa P di Guadagnino. Pensavo che l'amica di Melissa fosse doppiata. E invece ero io, diciottenne. C'è anche Roberta Padoan, ma ho visto tanti amici veramente che ci stanno seguendo. C'è Stefano De Filippis, anche Massimo Viterbini, un'altra coppia d'oro del doppiaggio. Cosa ne pensate dei vostri rispettivi attori? Ma l'abbiamo già detto questo. Li avete incontrati mai? Mai. Vi è mai capitato? Mai. E io, no, però ti ricordi, un'anteprima incontrammo Richard Harris, c'era? Al terzo? E Voldemort, che era Joseph Fine, non mi ricordo chi era, uno dei due. Io me lo ricordo, sì, c'erano loro. Sono venuti al terzo, mi pare. Sono venuti al terzo. Letizia, una domanda storica, secondo me. Ti ricordi UFO Baby nel ruolo di Momoka? Una serie di cartoni animati. Oh Gesù, sì. Ti ricordi, perché ho capito esattamente, perché era con la società in cui stavo io, la BB, era con la BB, era, sì, te la ricordi? Mamma mia. Stiamo parlando veramente della preistoria. Questo è veramente preistoria. C'è anche Davide Pigliacelli che ci sta guardando. Grande, ciao Davide. Grazie. Michelangelo, Tiziano, quante cose stanno dicendo veramente. Cosa se, l'abbiamo detto, cosa si direbbero Harry Potter e Cisco se si incontrassero? Cosa prova Letizia a doppiare il personaggio che con molta probabilità conquisterà i sette regni? Non lo diciamo. Non si può dire. No, ma che ne so, boh, io lo spero, però secondo me già è contenta così, credo. Dici, Sì.
Volevo fare una domanda al bravo Alessio. Innanzitutto complimenti per il tuo lavoro. Ti ho conosciuto vocalmente da tutto in famiglia, visto che personalmente Harry Potter mi fa abbastanza schifo, giustamente, giustamente, ognuno c'ha la sua. Anche se lo doppia la grande. Volevo chiederti come giudichi la tua voce, essendo un carattere, avendo una timbrica non da primo attore, diciamo, trovi difficoltà di distribuzione su alcuni attori americani e nonne? Però no, lui non fa regista. Ammazza. Perché spietato è stato. No, no, però è una domanda molto tecnica. Tu come ti trovi? Come ti senti vocalmente? Beh, è vero, è vero, ci ho lavorato, ci sto lavorando tuttora. Giustamente, però è vero, perché mi sono reso conto... non si finisce mai, Non si finisce mai di lavorare sempre, sulla propria vocalità e sulle proprie... Sì, attraverso... è vero che ogni turno è uno step oltre. Vi capita anche a voi di ragionare in questa maniera? Beh, certo, soprattutto adesso penso che comunque in pochi anni ci sta cambiando anche la voce, no? Certo. Quindi comunque siamo in uno sviluppo, però stiamo passando a essere adulti. Sì, anche nella sì. vita, quindi ragioniamo e diciamo sì, le cose pensiero, in maniera diversa. Sì. Sì, e la voce. La voce sì, cambia, sì, quindi. Sì, cambia e se non, insomma, ci si lavora. Però è vero, insomma, a fare prima attori come forse facevo prima, in un'altra fascia di età. Fascia sì. di età è un po' più difficile, cioè mi capita di più di fare i caratteri forse. Non caratteri, oppure che ne so, ragazzo di colore. Certo. Più che sì. E poi ripeto, come dico sempre io, a noi ci capita di fare sia i protagonisti che gli antagonisti. Però sì. poi c'è più divertente andare a buttarsi su uno che fa l'antagonista o fa fare uno che ha delle cose particolari da dire piuttosto che uno che dice ciao, come stai? Due palle. Ciao bellezza. Senti un po', l'abbiamo detto per Daniel Radcliffe, forse è stato il ruolo che abbiamo detto prima, non tanto Harry Potter, quello più difficile da doppiare, ma quello nell'altro film. Kill Your Darlings. Sì, Kill Your Darlings. Beh, quello sì. Mentre per Emma Watson, qual è stato il più impegnativo, chiede Sasha? Il più impegnativo, oddio. Aspetta, fammici pensare, Ma oddio, allora Bling Ring, che era quello di Sofia Coppola, è stato completamente diverso insomma, dai personaggi che fa in genere, quindi lì era un po' più stronzetta, tutta modaiola, quindi è stato un personaggio diverso. La domanda com'era? Difficile? Qual è stato il più difficile, il ruolo più difficile? Ma difficile, più che altro l'attenzione maggiore è stato sulla Bella e la Bestia, quello sì, perché insomma... Non si tocca il cartone del 92, certo. Il classico, ci sono cresciuta, ci siamo cresciuti tutti, quindi io avevo in testa le intonazioni di Laura Boccanera e cercavo perché... Di trovare la tua chiave, sì, certo, di e la sua. La mia chiave, però anche di riportare un po' Laura là, ovviamente, cioè, testa bassa, perché per me Laura è top, però insomma ci ho provato in quanto piccola fan a fare più o meno... quello che mi ricordavo, insomma. Senti un po', riprendo una domanda di prima e la vado ad ampliare. Parlavano di come può essere doppiare insieme a tua sorella, nel senso, magari vi siete trovati a fare anche il ruolo del fidanzato e la fidanzata, sì, è possibile, alle giro insieme. Quasi e sempre. Com'è trovarsi in questo caso con tua sorella a fare che gli dividi ti amo? Ormai, diciamo che quando eravamo un po' più piccoli forse c'era un po' più di però capitava raramente, adesso insomma no. Però c'ho sempre un aneddoto che racconto di quando eravamo piccoli. Mia sorella, li siamo sempre gonfiati di botte. Ma sempre. Insomma, adesso siamo grandi, però insomma litighiamo spesso anche adesso. E c'ho questo ricordo che stavamo alla vecchia multimedia, e un turno a due io e lei. E una certa iniziamo a litigare, a gonfiarci di botte proprio per terra, io gli tiravo i capelli. E sul serio stavate litigando? Sì, dovettero sospendere il turno e venne, mi ricordo, mio padre che ci portò via tutte e due chiedendo scusa e niente. E poi, dopo? E poi abbiamo fatto separare. No, no. Non ci hanno mai, non vanno mai. Mai menato i nostri. Forse sbagliando. Non lo so, però poi insomma si cresce e tutte queste cose si mettono da parte. Spesso di fare le scene pure... d'amore con mia sorella, insomma, però è lavoro. È così, è lavoro. Non sono il si primo, non sarò l'ultimo. Si riesce a scindere, certo, sì, infatti. Sai quanti, insomma. Allora, abbiamo il tuo ultimo pezzo e tu sei tornato sulla tua vecchia passione col tuo ultimo pezzo. Io sulla mia vecchia passione, è un pezzo che è uscito recentemente e l'ho messo perché è un pezzo che piace da morire a mio figlio. Quindi sto trasmettendo questa passione e questa canzone gli piace da morire e la canta il ritornello, se l'ha imparata a memoria.
E quindi perché non metterla, insomma, questa certo. Mi fa pensare, mi farà pensare sempre a lui. Questa è l'esperienza di Noel Gallagher dopo gli Oasis, quando ha creato gli High Flying Birds. E ci ascoltiamo pezzo recentissimo in diretta su Radio Cigliano, ultimo pezzo di Alessio Puccio, questa è Holy Mountain. Ci va tosto, ci va tosto. Allora, ultimamente questo album è fichissimo. Perché è strano, lui a differenza di Liam si è proprio distaccato dal pop anni 90. Gli stava già stretto all'epoca a lui probabilmente, sì. E infatti non a caso la band, tutto il resto degli Oasis sono gli High Flying Birds, e Liam sta da solo. Prima Liam era il BDI, adesso proprio è Liam, proprio è talmente pazzo. E lui, tutto quest'album è una canzone diversa dall'altra. Questo è rock, poi c'è la melodica, poi c'è la... Questa è fighissima. Questa è molto figa. Guarda, tutto l'album è molto bello. E poi mi è arrivato direttamente dagli studios suoi col suo autografo, quindi ti puoi immaginare. Figata. Allora, qua c'è un controselfie che sembra strano, ma semplicemente in onore di Lara, Lara Croft. Io adesso ho fatto Tomb Raider, quindi è solo in onore di Lara Croft, quindi non è nulla di tremendo. Questa è una pistola giocattolo, ovviamente, insomma. È una cosa di fan, di semplicemente di fan. E lui, vediamo se recupero il nome, Emanuele. No, salutare me e un carissimo amico Emanuele. Però non trovo il tuo nome. Alexander. Grazie del controselfie. Allora, c'è in diretta dietro il PC con voi, e aggiungo voi due dei vostri personaggi che ricordo volentieri: May Holland di The Circle e il grande cantante Frankie Valli di Jersey Boys. Bello, una bella responsabilità ti mette tra parentesi, Alessia, aver fatto quel ruolo. Un caro saluto Giuseppe da Milano, e questo è il suo controselfie che ha mandato, lo devo rimpicciolire un pochino, al 328-7948-796, che è il numero della radio in cui potete essere super social con noi e anche creativi con noi. Perché vedi questo... che ha tirato fuori sto film, invece è stato quello uno dei più tosti, pure questo. È stato tosto, eh? Però mi venne la gastrite, lo sai. Ma come si fa? Ci sono tante persone che dicono salutatemi con la voce di Harry Potter, adesso vedo se riesco a recuperare, però insomma è complicato, ragazzi. C'è Alessandro, questa la voglio mandare perché è il mio partner e amico storico delle trasmissioni del sabato, che sta in Sardegna. Sta in lavorare, e questa è la faccia di uno che lavora in Sardegna. Vabbè, ci vediamo con Alessandro sabato alle 15 in diretta con Radio Cigliano, se prima eravamo in due, quindi seguiteci anche nella nostra trasmissione musicale. Manca poco. Disegnando in vostra compagnia, questo è un... guarda che bello, guarda che roba, questi sono bravissimi. Sketching con Radio Cigliano, guarda che figata, Gumball. È proprio figo, veramente. Questi sono... a me piace da morire quando fanno queste cose. Questa l'ha fatta in diretta veramente per noi. Poi mando pure questo su WhatsApp. Sì. Veramente grandi, grandissimo. Oddio, non ho letto il tuo nome, devo rientrare in diretta. Non c'è il nome, quindi mandaci il nome, perché altrimenti non ci arriviamo. Un abbraccio da Emma. Ci sono tanti che vogliono salutare, ma torniamo in diretta sulle note di Holy Mountain. E chiudiamo la selezione musicale di Alessio Puccio con Holy Mountain di Noah Gallagher uscito dagli Oasis. Questo è un pezzo del 2017, l'avete sentito in diretta a Dopo Cena con, insieme ad Alessio Puccio, ma anche a Letizia Ciampa. Ci stanno mandando veramente tante fotografie, disegni, sketch. Siete veramente prolifici e ci piace tantissimo. Domanda per entrambi: qual è la vostra... l'abbiamo già detto, l'interpretazione alla quale siete più legati, forse era un WhatsApp di un po' di tempo fa. Donato, che ci scrive sempre, eccolo qua, un bel primo piano di Donato, lo centriamo anche, ci segue sempre. Grazie Donato di essere con noi e di aver mandato il tuo controselfie al 328-7948-796. Non abbiamo fatto il selfie tutta durante sta canzone, guarda se ce lo scordiamo, guarda, e pensiamo in strada. Abbiamo quella di Letizia. Come è già successo, adesso ci sta la tua. Però veramente c'è un sacco di cose da fare. Era Alberto con la pistola prima che ci faceva vedere, per Letizia
Allora, questo è quel pazzo di per Letizia, perché tu sei appassionata, lui è coso, no? È Michael J. Fox. Fox. Sì, sì, quindi sì, la, sì, la cosa che dicevi prima, sì, sì, questo è Lillo, ma voglio far vedere di Lillo che voi non riusciamo a incontrare, vera, la gente. Sì, sì, allora Lillo li incontra tutti. Sì. Io non lo so come cacchio fa, sta alle Canarie, evidentemente alle Canarie ci vanno tutti prima o poi. Forse li segue. Sì, ma tra l'altro mi immagino lo stalking di Lillo che ferma questi attori da tutte le parti. C'hai le fotografie con tutti, c'hai i selfie con tutti, veramente. Grande Lillo, come se fosse un mestiere, è una cosa pazzesca. Allora andiamo a vedere qualche altro WhatsApp. 127 WhatsApp di Giuseppe che sta continuando. Mi chiamo Giuseppe e vi scrivo dal Molise. Vorrei sapere come è stato doppiare con Gianni Musi, e l'abbiamo detto. Quante sono, questo che cos'è, credo che sia un disegno che ha fatto Giuseppe, amore, mandi in onda, altrimenti Giuseppe sì, veramente continua a mandare messaggi e penserà che lo stiamo ignorando apposta. Questo è un suo disegno, grande Giuseppe che ci sta scrivendo da Moise. Basta, non me ne mandare altri perché ci stai intasando la casella postale. Ma vi aveva chiesto probabilmente, ed era lui, fatemi vedere, di fare un saluto, vediamo se lo becco. Questo è sempre lui, sono Giuseppe. Vi prego, salutatemi con la voce di Harry ed Hermione. Sono Giuseppe. Vi prego, fateglielo, altrimenti non smette di mandare messaggi. Su Bianco. Ciao Giuseppe, è Leviosa, non Leviosa. Ciao Giuseppe, expecto patronum. Grandissimi Giuseppe, ci siamo riusciti, è stata dura ma ci siamo riusciti. Questi sono sempre il disegno di Giuseppe, proprio meno male che WhatsApp è gratis, perché altrimenti guarda, sto scendendo in continuazione. Vi ricordate quando erano gli SMS che ognuno costava? Sì, si avrebbe speso 200 euro oggi erano MMS, cosa. Fra l'altro gli MMS costavano un botto. Sentite ragazzi, noi abbiamo cominciato da ragazzini e c'è tutta un'altra trafila. C'è chi vuole iniziare a fare doppiaggio a magari 20-25 anni, perché scopre il doppiaggio e perché è subito appassionato dal doppiaggio, piuttosto che magari dall'andare a fare recitazione per fare l'attore o per fare cinema, eccetera eccetera. Che consiglio date a chi si vuole incamminare lungo questa strada, che insomma è anche abbastanza complicata oggi, a un'età che non è solitaria, non è più tanto giovane, magari non è più da bambino. Ma secondo me, per affacciarsi in questo ambiente così particolare, bisogna avere buon senso innanzitutto, e rendersi conto se effettivamente, perché cioè noi da soli, credo, no? Penso che se tu t'ascolti dici no, così non va. Certo. Quindi dovremmo essere un attimo obiettivi con noi stessi. Se è possibile. Quindi se sicuramente cosa, certo, un po' di buon senso. Prima di tutto, vabbè, a parte la recitazione, studiare, eccetera, eccetera, ma soprattutto cercare di fare la differenza, perché siamo tantissimi, è vero, il lavoro c'è per tutti, di tutte le fasce, quindi insomma, come una signora che scriveva prima, insomma, che è troppo vecchia, non si è mai troppo vecchi, l'importante è essere preparati, perché poi, cioè, se c'hai una voce particolare o morbida, vellutata, o insomma... Ruvida, spinosa, qualche altra, certo. Sì, voglio dire, però c'è da dire che è un ambiente, è un lavoro meritocratico. Questo forse penso, è l'unica, no? È l'unico parte del mondo dello spettacolo in cui se non lo sai fare avanti non ci vai. Beh, perché il microfono l'abbiamo ti può tanti, tradire, no? Insomma, no? Tanti amici. Esatto. E comunque, ecco, appunto, cioè, il consiglio è proprio cercare di fare la differenza, perché sennò sei una voce tra milioni e non c'ha senso, secondo me. Devi avere pazienza. Anche pazienza, ci vuole. Sì. Avere pazienza, avere sì, non essere spocchiosi, insomma, cercare. Molti ragazzi hanno cominciato, no? Pure venendo a assistere, sì, non sentisse pronti. Non è proprio facile assistere. Adesso non no? È più facile assistere, e sì, però comunque arrivare preparati, cioè non puoi arrivare preparati, non certo, puoi arrivare che fino all'altro ieri lavoravi al bar e, certo, e poi vieni e chiedi sì, ovviamente preparazione proprio per scontare, tecnica attoriale, insomma, certo. Sì, insomma, ecco, devi avere qualcosa dentro, noi abbiamo riassumendo, da piccoli, certo, no? E comunque abbiamo studiamo, potuto, continuiamo a studiare. Studiamo, ma abbiamo anche avuto
buoni maestri, buon maestri Reggio che ci hanno potuto guidare anche rubando tra virgolette in maniera bonaria sicuramente il mestiere. Ora sì, che questo è difficilissimo, cioè abbiamo i pass e le impronte digitali per entrare negli stabilimenti, veramente delle cose pazzesche, e non puoi più portare l'amico o la persona che vuole affacciarsi a fare a farsi sentire. Molto, insomma è più complicato, è adesso complicato. Sicuramente però volere e potere assolutamente, secondo me sì. Gallina il motto di prima, ci sono più le mezze stagioni e questi sono i motti di, di Alessio e Letizia in diretta su Radio Cigliano. Ultimo pezzo musicale, l'ho già caricato, che è cosa mio. È il tuo, Leti? Allora, questo vabbè è una cosa che abbiamo nominato prima tra commenti, cose, questa è la colonna sonora di un film, più che altro di un'esperienza cinematografica che insomma che ho avuto, fa parte della mia vita, mi ricorda quel momento, con un regista che è stato candidato all'Oscar, insomma è stato in nomination proprio poco fa, pochi giorni fa, e insomma sono molto orgogliosa di questa canzone, c'ha un bel significato, appunto poi è una delle mie cantanti preferite, quindi insomma mi ha accompagnato parecchio questa colonna sonora. Vuoi annunciarla tu? Swan di Elisa. Ed è in diretta su Radio Cigliano, ultimo pezzo portato da Letizia Ciampa e ultimo pezzo di stasera a Dopocena con... La preferisci quando canta in inglese o quando, visto che sei specialista, inglese o in italiano? Comunque. Sempre. Però in inglese devo dire che insomma inglese... ci sa fare. Lei ha sempre dichiarato che la lingua sua in cui preferisce cantare è l'inglese. Ma non c'è paragone con l'italiano. Sì, però poi quando senti la canzone insomma fatta da Morricone per il film oddio aiuto, non me la ricordo. Beh, no. Di Tarantino. Quale? Con Leonardo Django? DiCaprio, grazie, esatto. La senti in italiano e brividi, non lo so, a me piace, poi l'ho vista nei concerti varie volte e devo dire che a cappella, senza base, senza niente, c'ha un talento pazzesco, non sbaglia mai, se sento le canzoni le sento live, quando le devo ascoltare, insomma che metto la mia applicazione musica, metto sempre live, quindi... C'è tanta gente che ci sta salutando, la buonanotte, e adesso preparatevi. La foto. La foto. Porca, ma sei bravissimo! Sei bravissimo! Se abbiamo il fuori onda perfetto per fare la foto adesso, anche perché ce ne stanno più dopo questo. Quindi ci sta ancora, no? La canzone non è finita. No. Pronti? Mi hanno detto di farli dall'alto. Okay. Stringiamoci un pochino perché... vabbè, okay. È bello anche che siano naturali. Ne faccio due e uno e due. Evviva, è pronto il selfie di giornata. 328-7948-796 è l'unica maniera per averlo, non ne avete altre. Se volete il selfie di giornata, mandateci il messaggio. C'è Alessandro che ci saluta dal bar, ci sta ascoltando dal bar. Il controselfie è un po' sfocato, però è bello che ci ascoltano anche da fuori, no? Che ci stanno ascoltando con le cuffiette e che ci... ce l'ha proprio le cuffiette, si vede, e ci sta ascoltando. Grande Alessandro, mandiamone rapidamente qualcun altro. Spero di poterli riuscire a mandare tutti quanti, perché quanto manca? Un minuto e 40. Allora, il selfie mi stanno ricordando, ma sono arrivata alla fine, spero di non dimenticare altri, no, non l'ho fatto, quindi ricordatevi che per avere il nostro selfie di giornata lo avrete soltanto se avete mandato il messaggio, e vedi, stanno prendendomi in parola immediatamente, guarda che belle! Bello questo, Guarda che belle, Francesco da Perugia, ti hanno chiesto di che parte dell'Umbria sei nei messaggi. Io sono romano, e cioè, mia nonna è Orvieto. Sopra Orvieto, sì. Allora, scusate, il nome lo devo dire, è Francesco da Perugia che ci manda questi... Fammi aprire tutte e due, va, in maniera che sono pronta a mandarli tutti quanti e due, stanno arrivando le richieste per questo il selfie. Questo lo posto, questo è stupendo. Questo è bellissimo, guarda, queste ve le mando. Queste ve le mando. Partiamo, siamo cavalieri, partiamo da Letizia, guardate che bello, un bel montaggio bellissimo, veramente bello, bellissimo. Da Perugia, e poi c'è anche quello di... Alessio, guarda che figata. Adesso il figaccio a sinistra. Grandissimi. 328-7948-796 e per essere super social con noi, e soprattutto a questo punto, perché con siamo arrivati, per avere il selfie di giornata. Allora, ci ricordano tante persone, c'è Giovanna, Alessandro, c'è Sasha, Marco, Claudio, ci stanno seguendo, e... In Inuyasha avete fatto Rin e Sota, avete doppiato dei personaggi
ricordato Sasha. Tutte e due, te l'ha ricordato Sasha. Allora, oddio, Alessandro Bianconi dice potrebbe rispondere alla mi potrebbe mandare una sua foto autografata. Alessandro, ti posso dire fraternamente, ah, vaffanculo. Alessandro è il mio fratello di radio e fratello anche di vita. Allora, torniamo in diretta. Elisa Swan, ultimo pezzo portato alla vostra attenzione, alle vostre orecchie, al vostro cuore, dove volete, da Letizia Ciampa oggi a Dopo Cena Con. Li abbiamo conosciuti, abbiamo conosciuto Alessio e Letizia, un po' di più si sono aperti e abbiamo avuto un insight su due persone che abbiamo nelle orecchie, avete sì, soprattutto nelle orecchie, tanto perché, come ho detto, sono parte della storia del cinema, veramente parte, pietra miliare della storia del cinema, però oggi li abbiamo conosciuti un po'. Preparatevi, perché adesso vi do la sola di giornata, di cui forse non avete nessun tipo di nozione. Dovete dirmi a chi la do per prima, perché il secondo sarà avvantaggiato. Scegliete sola tra di voi. Vabbè, la sola di giornata. Dai, sei cavaliere? Dai. Allora, vedo Vittoria e Giulio stanno facendo passi da gigante nel doppiaggio. Ti dice Alessio, lui è anche al cinema da 2 anni, con De Sica sta avendo successo, avete proprio il doppiaggio nel sangue. C'è anche Barbara De Bortoli che ci sta seguendo. Allora, mi sei piaciuta una cifra quando hai fatto Yamato Show in Idaten Jump. Sanno tutto, sanno tutto, sanno anche il vostro IBAN, sanno dove abitate, vi seguono dalla mattina alla sera. Hai qualche ricordo? La faccia di Alessio è eloquente. Idaten Jump, qualcosa mi dice. Alessio Puccio, Letizia, vi sarebbe piaciuto doppiare Dragon Ball Super? Io non l'ho mai visto. Figo, beh sì, a me un personaggio di Dragon Ball magari. Magari. Lillo dalle Canarie, Lillo Carpino sempre ci dice: per Alessio forza Roma, per Letizia ti adoro. Grande. Allora, ci sono: come è stata l'esperienza in Beauty and the Beast, Letizia? Complimenti tantissimi, l'abbiamo già detto, veramente strepitosa, con Laura sempre nelle orecchie. Fate un mestiere fantastico, vi invidio tanto. No, invidia no, perché poi ognuno fa un mestiere bello, noi facciamo un mestiere particolare sicuramente, però è un mestiere che ci dà gioie e dolori, che ci dà anche molto, molto quando siamo lavorare in mezzo al traffico sulla tangenziale, no? Dobbiamo raggiungere il turno, perché poi sembra strano, però è un mestiere on the road il nostro. Siamo nella sala chiusi, ma ogni tanto stiamo anche a smadonnare in giro per Roma. Poi questo periodo con le buche, la neve, veramente un disastro. Pure ci hanno cambiato una gomma. Imparate l'italiano prima, è piaciuta a Giuseppe. Io mi perderei le scene se leggessi i sottotitoli. Guardate quanto siamo indietro. Allora, anche i dislessici ricordano che hanno bisogno del nostro doppiaggio, non soltanto chi non è vedente. Allora, stiamo parlando della polemica, della polemichetta, che non è una polemica, è un confronto. C'è Gemma Donati che entra, esce, ci sta guardando in continuazione. Qualche aneddoto del doppiaggio di Harry Potter, mi sembra che l'abbiamo detto, vero? Qualche cosa l'abbiamo detta, andatevela a rivedere nella replica della trasmissione. Allora, Letizia, le tue previsioni e idee sull'ultima stagione di Trono di Spade, ma abbiamo già detto anche questa. Beh, siamo arrivati quasi alla fine, ragazzi, eh? Abbiamo detto quasi tutto, grazie ad aver pubblicato, adoro il tuo programma, mi stanno dicendo, ma oggi ricordatevi che i protagonisti della serata sono loro. Io direi che, oddio, mi distraggo un attimo da WhatsApp e arrivano messaggi come se non ci fosse un domani. Direi che siamo arrivati. Allora, io vi ascolto da sotto le coperte, Lavinia da Perugia, mi piacerebbe avere il selfie, ma lo avrai, tutte le richieste del selfie. Claudia da Palermo ci fa tanti complimenti e mi prenoto per i selfie. Un'ultima excursus sulle nostre pagine di social. Questa è la, a parte che c'è anche Instagram di Radio Cigliano, andate perché trovate tutti i selfie che ci facciamo, li trovate anche pubblicati lì. No. Quindi andate sulla pagina Instagram Radio Cigliano, corre in questo momento proprio sul serpentone qua Instagram sotto, andatela a cercare. Questa è la pagina, ma ho sbagliato immagine, è questa qui, questa è la pagina canale YouTube Radio Cigliano. Abbiamo superato i 1000 iscritti, quindi sblocchiamo, ma vogliamo anche essere sempre di più, quindi mi raccomando, iscrivetevi alla pagina Radio Cigliano, al canale. Non imparerò mai, sono proprio anziano, cioè io ogni tanto dico, ma queste cose le fa mia figlia, le faccio io, vabbè. Mentre invece questa è la pagina vera Facebook di Radio Cigliano. Un like su questa pagina significa un applauso, dire bravi, quindi applauditeci mettendo un like, troverete tutte le informazioni sulla radio e tutti i video. www.radio.cigliano
radiocigliano.org è la pagina di Radio Cigliano in cui trovate tutte le informazioni e QR code per scaricare le app dedicate per dove potete ascoltare la radio. La potete ascoltare, è gratis, se l'ascoltate con wifi non costa niente, se l'ascoltate dalla strada con la linea cellulare costa 60 mega l'ora ascoltare la radio. Non è tanto, se avete un buon piano tariffario si può fare. Ma c'hai un bottone da qualche parte. Questa la so a memoria. E qui sulla pagina di www trovate anche tutto della radio, veramente andatela a visitare. Pagina professionale di Alessio Puccio, iscrivetevi perché è la pagina su cui trovate tutte le informazioni su Alessio. Pagina professionale di Letizia Ciampa, eccola qui, e anche lì iscrivetevi, trovate tutte le informazioni, tutte le info che riguardano Letizia. Allora, abbiamo dimenticato qualcosa, chiedo sempre, ci siamo dimenticati di parlare di qualcosa? Io faccio il vago, però in realtà qualcosa c'era, vero? Dimmi. La sola. Ma la sola è dopo, no? Quella me la scordo. Allora no. No, proprio a voi, abbiamo dimenticato mentre di parlare di casa. Qualcosa. No, niente, siamo a posto. Beh, abbiamo più o meno detto tutto, no? Sì. Mi sembra progetti di sì. Futuri. Progetti sola. Futuri. Ve la do adesso. Nel ricordarvi che il prossimo appuntamento in diretta su Radio Cigliano è sabato alle 15. Se prima eravamo in due, Alessio Cigliano e Alessandro Bianconi, orfani di Tiziana Guida, ma ci sarà un ospite che fa delle cose spettacolari. Venite a vedere che cosa combina in diretta alle 15 su Radio Cigliano. Sabato questo. Mentre noi torniamo 15:07 fa 22 con il prossimo Dopo Cena con, sempre due ospiti. Ormai andiamo a coppie, è un mese che andiamo a coppie, marzo è stato caratterizzato da coppie. E questa è una coppia un po' familiare, non so come spiegarvela, non la potete indovinare, non ci riuscirete mai, non è per qualcuno di loro, non è neanche la prima volta, scopritelo lunedì quando metterò lo strillo sulla pagina Radio Cigliano. Io devo ringraziare Alessio e Letizia per questa partecipazione, spero che vi siate divertiti. È stato divertentissimo. Siamo in diretta da 3 ore spaccate, è volato, perché è mezzanotte, ve lo dico. Sei uno stregone, hai ragione. È bello perché è poi così. Ci si racconta e permettetemi di dirlo, sembra un po' così vanaglorioso, l'unica radio che parla veramente del doppiaggio. In Italia. Questa in è l'unica radio. Insomma, in modo easy. Anche, in modo no? easy, sì. Ma facendo vedere rilassati. Anche le persone, portando e facendoci delle chiacchierate. Sì, che ripeto, sono le chiacchierate che ci potremmo fare dopo cena, come è la sera di questa sera, accanto a un divano, vero? Facendoci una bella serata insieme con la vostra graditissima partecipazione. Io vi ringrazio, gli appuntamenti li sapete. Chi è che comincia? Vai io, cavaliere, vai. Oddio. Alessio Puccio, chiudi la trasmissione. No! Ah, è questa la sola. Chiudo la trasmissione. Spero che vi siate divertiti. Questo è un esercizio pure, no? Per un futuro in radio. Spero che sia stata una serata piacevole, divertente. Spero che io e Letizia siamo stati bravi a... Lo facciamo a coppia, vedi? No, ognuno deve chiudere la puntata. Siamo stati bravi, insomma, a spiegarvi un po', a raccontarvi di noi, ma... del doppiaggio, insomma, che è la cosa fondamentale di questo programma. E seguite, continuate a seguire Alessio e la sua trasmissione bellissima, mettete mi piace su tutte le pagine social di Alessio e niente, noi ci vediamo al cinema o in televisione o dove volete, insomma. Un saluto a tutti, buonanotte. Letizia Ciampa, chiudi no, la puntata. Questa è proprio una sola, ma brutta. La sola del giornata, ma questa. Ma mi ha fatto diventare rossa. Non si può, sto sudando. No, vabbè, ha già detto tutto Alessio, il mio compagno di giochi. Di viaggi. Di viaggi in giro per l'Italia. E spero, insomma, che vi siate divertiti con noi. Ci siamo fatti due chiacchiere, due risate. Alessio, sei super bravo, oltre a essere proprio il mio dottore preferito, il dottor Carter. Insomma, seguite questo canale YouTube, per carità di Dio, mettete mi piace, iscrivetevi, fate tutto quello che dovete fare. Io, per quanto riguarda le persone che mi seguono, per esempio, partirò questo fine settimana, sarò in Puglia, a Bitonto, se volete venire Puglie. A vedere un attimo com'è il Trono di Spade in Puglia, noi saremo lì con Daniele Giuliani. Per il resto, grazie per la serata, sono state 3 ore meravigliose, grazie per averci ospitato. Grazie per la pizza. Anche. Grazie per la pizza, per la Coca-Cola e mi sono anche fumata 2 sigarette, quindi un bacio a tutti, ciao, grazie.
Grazie veramente a Alessio Puccio e a Letizia Ciampa per questa. Vi stanno già chiedendo di tornare, tornate mille volte, tornate presto. E chissà che non ci sia una sorpresa più in là, nel palinsesto di Radio Cigliano. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie di essere stati con noi. Chiudiamo prima con la radio e poi con voi di Facebook. Grazie ancora e buonanotte a tutti. Ciao! E adesso chiudiamo con voi di Facebook. Grazie veramente di essere stati con noi. Ci diamo la telecamera dall'alto così vi salutiamo bene. Grazie e buonanotte a tutti. Seguiteci su tutte le nostre pagine e come dico sempre, mi raccomando, siate felici. Ciao!